Eccoci, buonasera, buonasera, buonasera a tutti, buonasera, eccoci di nuovo qua il venerdì per il parco, con il parco. Ciao Lella, Ciao, eh, siamo ad una serata importantissima, siamo nel pieno del BioBlitz ed è importante per noi essere qua, così parliamo ancora di BioBlitz e eh, finalmente cominciamo a dare dei dati e poi sollecitiamo ancora perché il BioBlitz non è ancora finito, vero Lella? No. Eh, gli ultimi due giorni fino al 23 di maggio è aperta la possibilità a tutti di inserire osservazioni di presenza di flora e di fauna sul progetto BioBrizzo Lombardia da Casa Mia 2021 eh, sulla nostra piattaforma eNaturalist. Eh, I dati che stanno arrivando sono molto confortanti, non pensavamo neanche. Eh, perché sono arrivate a quasi, quasi 3.000 osservazioni di tantissime specie. Per cui invitiamo chi non l'avesse ancora fatto, magari che ha fatto fotografie in questi giorni o in questo fine settimana, anche soltanto esce in giardino o sul balcone di casa o sulla Damello, o in qualsiasi punto della Lombardia, proprio dal più vicino al più lontano, eh, di inserire questi dati di, di presenza perché ve, viene arricchita anche la conoscenza sulla biodiversità. Della nostra esatto. regione, ecco, questo? Ecco, questo è il portale di iNaturalist. Questa è la eh? pagina del progetto BioBlitz Lombardia da Casa Mia 2021. Vedete che ci sono in questo momento 2.971 osservazioni di 864 specie e fatte da 91 persone. I 320 sono i certificatori, quelli che eh, accettano e certificano che l'osservazione, che magari io dico questo è un sambuco piuttosto che questo è un merlo. Eh, sia vero ecco e voglio citare tra le, eh, le persone che hanno inserito più osservazioni il terzo in assoluto è un ragazzino di seconda media che Bravissimo. si chiama Jaco 8 eh, tra lo vedete Iaco eh, 8 ha messo tantissime osservazioni anche questa volta non scorso è stato il primo in osservazione in specie ha preso questa passione da scuola, da un progetto fatto con un insegnante sui ragni, e continua in serie inserire osservazioni dalla microfauna che vive intorno a casa sua. Ecco, questo lo ecco, volevo spiegare. Guardate dalle fotografie che nulla è scontato, nulla è banale, anche tra virgolette, le specie più comuni. Eh, per noi è importante avere una fotografia del territorio con tutte le specie che ci sono, quindi dalla coccinella eh, la mosca, il ragno, qualsiasi cosa va benissimo. Sì, poi la cosa più importante è che comunque è un progetto fatto in rete con tutte le aree protette della Lombardia, eh, sì, coordinato, lo da regione, coordinato da Regione Lombardia e da Area Parchi. Ecco, questa è la cosa più importante, una, è un progetto di rete tra tutti i parchi e aree protette, quindi non solo parchi, ma anche riserve. Eh, eccetera centro Bos Bosco Fontana piuttosto che altre piccole realtà della nostra, della nostra regione ed è importantissimo, importantissimo perché ci veramente ci restituisce una immagine del nostro territorio, una situazione del nostro territorio ed è una, una situazione che può essere studiata da, dagli specialisti, quindi dagli scienziati e così via, per cui è veramente importante Adesso presentiamo Marco presentiamo Marco per la serata Marco Mastrolilli, buonasera Ciao, ciao Alessandro e ciao Lella, ben trovata. Ciao. Nostro amico, il nostro amico Io, mai conosciuto. Prego Lella. Volevo ringraziare tantissimo Marco perché mi ha sostituito la regia nelle serate precedenti e altrimenti avremmo dovuto annullare le serate, quindi è un grazie enorme, alla, enorme alla generosità di Marco che stasera ci parlerà della dieta dei rapaci notturni e diurni della pianura padana, quindi quelli che vivono intorno a noi. Esatto. Giusto, sì, stasera, anche stasera, allora. anche i rapaci diurni che di solito non sì, li, sì, non li non non ci cito, non sì, sì, no, infatti, detto giusto, ma non li cito quasi mai. Invece, stasera, facciamo un sconfino in un territorio che di solito frequento meno. Ecco, sì, sì, Oggi benissimo. ho appena visto proprio una bellissima foto di un amico che ha beccato due nidi di Nibi Bruno e allora me le manda oh. in diretta su Incova. <ride> benissimo, benissimo. Intanto, ricordiamo. Eh, cliccate mi piace sul canale YouTube del Parco, cliccate mi piace sulla pagina Facebook del Parco e ovviamente, visto che c'è Marco Mastorilli anche, sullo Tube. mi raccomando, il canale di Tube, certo. la pagina Facebook e così via. Sapete né, che con il discorso del mi piace si va ad implementare quello che è, tra virgolette, un po' l'importanza del, 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 del nostro lavorare. Sì, diciamo che gli, gli algoritmi di YouTube... Eh, vanno proprio a privilegiare i video che hanno maggior numero di like quindi siccome mettere un like a un video su youtube è un gesto innanzitutto gratuito eh, ed è abbastanza facile perché basta proprio cliccarci sopra e nello stesso tempo date una mano appunto ai canali che sono in crescita e che hanno bisogno esatto. di avere maggior visibilità quindi iscrivetevi e, e nel contempo mettete un like sempre se vi piace esatto. il video ovviamente ovviamente Già che ci siamo, ricordiamo che sul nostro canale YouTube del parco ci sono già presenti, già anche presenti, ad esempio uno degli ultimi è un video con uh, cura di Francesco Cecere, verso il bioblitz con i prati fioriti, eh, dove si parla molto di api. Ricordiamo che le api sono una specie importantissima e sono a rischio in questo momento. Quindi attenzione, portiamo attenzione su queste, su queste tematiche. Ciao Marco Colombo, vedo che è presente. Ciao Marco, buonasera ciao a Marco. tutti. Io adesso ti lascio la parola, lasciamo parola a Della e Marco. Grazie a tutti. Ah no, io anch'io lascio la parola a Marco Mastroadigli. Adesso la sì, scena mi, è mi abbandonate, mi abbandonate, ti abbandoniamo. Mi abbandoniamo. ma sei rimaniamo. Tu, sei tu no, il nostro protagonista della serata. Va bene, va grazie bene, ancora, grazie mille. Eh. Allora, ciao. Vi, escludo, ciao, vi escludo. Ciao, ciao. Eccoci qua. Allora, innanzitutto io ringrazio come al solito il Parco dell'Olio Sud che mi dà l'opportunità di raccontarvi ancora una storia di natura, una storia legata alla dieta, ai rapaci notturni, ovviamente che a me sono molto cari, ma anche ai rapaci diurni. Soprattutto cercherò di metterveli un po' a confronto. Ovviamente non possiamo eh, parlare, diciamo, di tutti i rapaci diurni, di tutte le caratteristiche della dieta di ogni singolo rapace, però cercheremo di fare una piccola un tuffo all'interno, diciamo, di questi animali che tra l'altro sono molto eh, facili da osservare in natura. È vero che ci sono dei rapaci che sono un po' diffidenti, un po' elusivi, eccetera, ma ce ne sono alcuni, come ad esempio la civetta tra i rapaci notturni, oppure il gheppio tra i rapaci diurni che sono assolutamente o la poiana che sono molto facili da osservare e credo addirittura che proprio in occasione del BioBlitz Poter osservare dei rapaci sia forse uno degli aspetti che maggiormente possono attrarre diciamo il pubblico. Io prima di iniziare voglio fare un saluto. Beh, ovviamente anche io a Marco Colombo che sono contento che sia qua con noi. Poi beh, vedo, faccio un, due o tre saluti in particolare a Giuseppe e a Stefania, che, tra l'altro, è la mia compagna, che, però, stasera non è qua con me, nel senso che <ride> è a Torino. E, quindi la saluto e saluto in particolare a Veronica. Che, che è qua con noi, che oggi mi ha raccontato una cosa molto particolare del, del, insomma, del suo lavoro quindi la volevo, la volevo salutare. Bene, io direi che a questo punto possiamo cominciare assolutamente e quindi vado a recuperare la presentazione, e datemi solo un secondo di tempo che la recuperiamo, faccio da regia, faccio anche il chiacchiero quindi devo fare un po' di cose. Ok, ci siamo, perfetto. La, diciamo che la nostra chiacchierata, come abbiamo detto, parlerà, questa sera tratterà in particolare, scusate ho fatto un errore, eccoci qua. Okay, parlerà, parleremo in particolare dei rapaci diurni e dei rapaci notturni. Allora, questi due gruppi di animali sono animali che hanno delle caratteristiche in comune e ne hanno altre che sono in realtà molto differenti e molto distanti a livello evolutivo, a livello anche di aspetto esteriore. Guardare un falco come questo che vedete in un'immagine, vedere un rapaccio notturno della testa così globosa e così abbastanza eh, voluminoso anche come corpo, come appunto l'allocco, ci fa capire che sono due animali. Nonostante la postura sia simile, vedete, sono posati, hanno la coda indirizzata in entrambi i casi verso in basso, verso verso, verso destra. Eh, aspettate perché da lontano la Stefi mi dice che non ho fatto una cosa. Quindi aspettate un secondo che. Ok, non avevo tolto la formattazione, perfetto. Allora, vi dicevo appunto che hanno delle caratteristiche eh, abbastanza differenti, ci sono dei, dei caratteri che hanno in comune, ad esempio gli artigli hanno il becco ad unco in entrambi i casi, anche se poi come vedremo eh, la posizione delle dita è abbastanza eh, particolare, quindi ci sono delle caratteristiche anche nelle tecniche di caccia che cambiano notevolmente. Eh, da questo punto di vista volevo fare una piccola premessa abbastanza curiosa perché in passato i rapaci notturni e i rapaci diurni sono stati considerati, considerati per diversi secoli uccelli di rapina. A questo proposito, oltre a questa immagine, esco un attimo, farò anche qualche uscita, vediamo un attimino se riesco a gestire questa cosa un po' più evoluta oggi. Vediamo se ci riesco, ok. Allora, vi ho, vi, vi ho preso la, la pubblicazione che vedete qua nella presentazione, è questa di Martorelli. È un libro che è uscito nel 1894, se non ricordo male. Ed è una pubblicazione che ovviamente è d'epoca, diciamo un po' più che vintage. Vedete che ha delle bellissime. Vediamo se riesco a inquadrare le tavole, vediamo se ci riesco. Devo trovare il modo. Vediamo di qua. Ha delle bellissime tavole, illustrazioni in bianco e nero, dico bellissime in relazione al fatto che questo libro è comunque molto vecchio e c'è una descrizione con una piccola, diciamo, una descrizione ben approfondita dei, rapacino, dei rapaci notturni e di quelli diurni e poi c'era una piccola spiegazione delle, delle loro caratteristiche etologiche. Addirittura, andando più indietro nel tempo ho una riproduzione, una copia anastatica. Col termine copia anastatica andiamo a indicare semplicemente dei libri antichi che vengono ristampati da un editore con eh, le stesse caratteristiche originali. Per cui vedete, se questo guardate questo libro è scritto con un font che oggi nessun editore andrebbe a utilizzare. Io faccio l'editore, questi font sono inutilizzabili, però all'epoca avevano ovviamente un carattere molto più corsivo, diciamo, simile appunto a quello a criten a uh, manessa dei frati, questa è una pubblicazione del 600 e quindi è stato ristampato e in questo, caso, in questo caso se guardate gli uccelli da rapina, quindi già nel 1600 si parlava di uccelli da rapina se poi andiamo a vedere addirittura questa che è una pubblicazione storica voi direte ma è un librettino, questo è il libro del Buffon che risale a, a metà del 1800 e in questo caso questa pubblicazione ovviamente è una pubblicazione eh, anche questa d'epoca, ci riporta, vi faccio vedere qua il disegno: vediamo se si vede, qua si vede il, la civetta, il gufo di Palude. È un testo buffone, non è il portiere della Juventus, per intenderci, ma era un naturalista del passato molto conosciuto eh, in campo, mh, campo na, scientifico perché era uno dei più quotati all'epoca e aveva scritto proprio questa storia naturale che era. Un rifacimento diciamo delle storie naturali di, di Plinio fatte in chiave moderna con eh, diciamo la rappresentazione in particolare degli uccelli ora possiamo tornare a fare la nostra presentazione quindi ritorno dentro eccola qua andiamo anche a ingrandirla volevo farvi vedere queste cose che sono abbastanza curiose quindi um, abbiamo usato qualche effetto speciale ecco quindi da questo punto di vista gli uccelli erano considerati uccelli da rapina e addirittura persino il, il dado, il famoso dado Liebig, il dado di carne, l'estratto di carne, utilizzava eh, questi uccelli come raffigurazioni. E qui vedete, ad esempio, il gufo reale, il gufo delle nevi nella parte più in alto, vedete gli avvoltoi, che oggi a livello tassonomico sono un po' distanti da quelli che sono i rapaci diurni, quindi oggi non li tratteremo. E, e poi invece al contrario vedete dei rapaci diurni, c'è un falco pellegrino, c'è l'aquila reale, l'aquila marina, l'astore, eccetera, eccetera. Quindi ci sono questi tipi di animali che venivano raffigurati nelle, diciamo, nelle, queste sorte di, di figurine del, del Dado Liebi, che sono molto collezionate, quindi sono molto ricercate, quindi le potete trovare addirittura in vendita da qualche parte, sono dei pezzi d'epoca, se vogliamo. Oggi però questi animali hanno raggiunto, hanno diciamo stravolto quello che era il, la considerazione del passato. Perché venivano considerati uccelli da rapina? Perché in realtà, nel, soprattutto per quanto riguarda gli uccelli, i rapaci diurni, erano considerati degli uccelli che potevano uccidere la cacciagione. Quindi rapinavano i cacciatori. Siccome in epoca passata il ruolo dei cacciatori era assolutamente eh, preponderante, era molto molto importante, da questo punto di vista... Il fatto che eh, questi uccelli, soprattutto alcuni falchi, potessero uccidere in grande numero i, i piccoli pastifiori andava a togliere selvaggina per i cacciatori. Quindi venivano considerati degli uccelli nocivi a tutti gli effetti. Per fortuna, per fortuna devo dire, già da diversi decenni, da molti decenni, questa concezione dell'uccello dannoso, dell'uccello nocivo... È passata soprattutto per i rapaci diurni, e i rapaci notturni addirittura sono riusciti a sovvertire dei secoli di, di considerazione assolutamente nefasta e malefica e maligna, che li aveva diciamo, annoverati tra, tra gli animali eh, dei bestiari medievali, sin dai bestiari medievali come tra gli animali più negativi del nostro, del nostro paese. E con il passare del tempo, al contrario, hanno acquisito addirittura una nomea. Di animale portafortuna. Ne so qualcosa io che organizzo il festival dei gufi, visto che poi mi occupo di gufi da tanto tempo. L'aspetto di questi animali li rende assolutamente affascinanti. Perché? Perché vi faccio un esempio. Eh, voi immaginate l'anatra. Immaginate, ad esempio, che la Disney ha trasformato l'anatra in paperino, paperone, eccetera, eccetera. Paperino è il, diciamo, il personaggio sfigato, se mi sentite il termine, per eccellenza. Perché? Perché tra l'altro ha questa figura, proprio l'anatra, la papera, come la possiamo chiamare noi, il, questo personaggio che era stato creato da Disney, è un personaggio un po' particolare, simpatico, quando noi raffiguriamo un rapace generalmente è difficile conferirgli un aspetto simpatico, divertente, guascone o addirittura eh, porta sfortuna o cose di questo tipo. Perché? Perché in realtà hanno la loro eleganza, hanno degli aspetti che anche proprio in virtù diciamo, della loro capacità di essere predatori li trasformano in qualcosa di diverso da quello che possono essere tutti gli altri animali. Questo è molto importante eh, da considerare perché quando vi occupate di rapaci dovete tenere presente che avrete sempre un pubblico superiore mediamente a quello che potreste avere trattando altri tipi di uccelli. Vi faccio un esempio. Io mi occupo da più di 30 anni di rapaci notturni e vi posso garantire che una conferenza sui gufi funziona molto di più mediamente, eh. poi ci possono essere delle eccezioni magari c'è un grandissimo relatore quindi può essere che possa funzionare anche un'altra un specie, però nella media eh, i rapaci notturni in particolare e anche comunque quelli diurni sono gli uccelli che maggiormente colpiscono il pubblico e affascinano, c'è magari qualche caso eccezionale, non so eh, il picchio è comunque un animale simpatico e tutto quello che volete, però i rapaci notturni, i rapaci diurni hanno qualcosa di molto particolare e questo si lega è strettamente connesso con la loro capacità di predazione. Cioè, Essendo dei predatori, sono all'apice di una catena alimentare ed è più facile tifare per i più forti. Voglio farvi un esempio calcistico. Se noi andiamo a vedere la classifica del nostro campionato e prendiamo le prime 5-6 squadre e poi andiamo a vedere il numero di tifosi, probabilmente, eccezione fatta per l'Atalanta, il maggior numero di tifosi... È legato a queste grandi squadre perché Perché di solito è più facile ti fare per una squadra forte che per una squadra che perde magari tutte le domeniche. La stessa cosa vale per gli uccelli, noi siamo più facilmente affascinati da uccelli che riescono ad avere qualche caratteristica per la quale come ad esempio vedete qui ad esempio qua sotto il falco pellegrino in basso a destra, il falco pellegrino con le sue picchiate è un animale di grandissimo fascino. Il barbagianni così elegante, silenzioso nel suo volo, eccetera, ha il suo fascino. Quindi, questi animali hanno delle caratteristiche che li rendono più affascinanti di altri, e questo noi non dobbiamo dimenticarcelo tradotto poi in parole eh, anche magari nelle, in pubblicazioni, ad esempio in libri, in, eh, in festival come nel nostro caso, nel festival dei gufi, piuttosto che in altri tipi di situazioni come le conferenze oppure le ricerche stesse, è più facile trovare delle ricerche su animali molto affascinanti piuttosto che degli uccelli che magari hanno un fascino relativo. Poi certo c'è sempre un ricercatore che va a studiare per fortuna anche la salciaiola però salciaiola, il pagliarolo, eccetera, eccetera, sono uccelli talmente rari, particolari, poco appariscenti, che attirano meno. Quindi stasera parleremo in particolare non dei rapacci notturni e dei rapciglioni in senso generale, ma della loro dieta. Io ho tenuto dei corsi, ad esempio, su barbagiane e su civette, che sono durati diverse ore per ogni singola specie, e quindi stasera non vi posso parlare in modo super dettagliato di questi aspetti. Cercheremo di Confronto questi animali gli uni con gli altri, cercheremo di capire soprattutto quali sono eh, le principali caratteristiche di caccia dei rapaci diurni e dei rapaci notturni che vivono nelle aree diciamo eh, planiziali del nord Italia, sapendo che poi questi animali li possiamo ritrovare facilmente anche in tante altre zone d'Italia. Quindi, se qualcuno ci sta seguendo dalla Sicilia, come ho visto che c'è Giuseppe che saluto, eh, non preoccupatevi perché in linea di massima è vero. Ogni animale eh, si adatta al territorio in cui va a cacciare, però è altrettanto vero che il gheppio ha delle caratteristiche ehm, per quello che riguarda il suo sistema trofico, quindi la sua dieta, il suo spettro alimentare, che sono ben definite, quindi possono cambiare, ma non si possono completamente stravolgere. Qui vedete un'immagine dove vedete un gufo di palude e un gheppio, che sono due animali che vivono nel, nella pianura padana, poi li vedremo più avanti. Ora, mi sembrava giusto, senza entrare in dettagli ipertecnici, perché ovviamente per farlo ci vorrebbe tantissimo tempo, io non voglio annoiarvi, cercherò però di farvi vedere alcuni aspetti curiosi che riguardano ehm, i rapaci notturni e i rapaci diurni, mettendoli a confronto dal punto di vista morfologico. Qui vedete in alto un falco pellegrino e vedete invece in basso a destra un gufo eh, comune ho scelto appositamente questi due animali perché, e queste due fotografie perché il gufo comune ha una postura eretta che è tipica peculiare del, di questa specie ed è abbastanza caratteristica anche del, dei rapaci notturni stessi mentre al contrario il falco pellegrino che vedete sulla sinistra è un animale che ha delle caratteristiche classiche da, da rapace diurno, quindi ha un becco dunco, ha diciamo una corporatura abbastanza massiccia vedete che il gufo Addirittura il gufo ha un piumaggio molto rigonfio. Se non avesse questo piumaggio, sarebbe un animale molto più esile. A livello muscolare, un falco è molto più strutturato, diciamo, è più culturista, se mi passate il termine, rispetto a quello che può essere una cibetta o un gufo. Anche perché, come vedremo, le tecniche di caccia sono diverse. Qui vediamo una poiana, eh, che è un animale, ad esempio, un po' diverso da quello che potrebbe essere il, um, il falco. Diverso perché? Perché la poiana è più tozza, e quindi, in base alle sue dimensioni, in base alla sua mole e soprattutto anche alla proporzione del corpo, questo animale non è un grande velocista. Quindi, è vero, può attaccare una preda e anche sopraffarla con una certa velocità, però tecnicamente è più facile che questo animale cerchi di catturare una preda che non è proprio iperveloce. Un falco pellegrino è a livello proverbiale, ha la sua tecnica di caccia è basata proprio su delle picchiate vertiginose o comunque sulle velocità che riesce a raggiungere e superare addirittura i 250, 270 km/h in una picchiata. Quindi da questo punto di vista voi immaginate questo falco eh, può essere veramente molto molto... Eh, può essere capace di catturare delle prede in volo, cosa che ad esempio la poiana ha delle difficoltà maggiori, la poiana è più specializzata nella caccia sul terreno delle, delle prede. Quindi vedete come una poiana e un falco possono avere delle caratteristiche molto diverse. Poi vedete il ghetto, che addirittura, eccolo qua, è un animale ancora molto veloce, però non ha magari la stessa potenza a livello muscolare di un, di un falco pellegrino, per cui... È vero che può catturare degli uccelli, li cattura anzi regolarmente, però non fa, diciamo, della caccia al volo la sua tecnica preferita. Quindi finché c'è da catturare una, diciamo, un insetto che sta volando, lo può fare. Se deve catturare degli uccelli al volo, ha qualche difficoltà in più, perché è molto veloce, ma non ha la stessa velocità di esezione, la stessa capacità in termini di massa muscolare di poter... In, in, infliggere diciamo, a una preda alata un colpo mortale durante un'azione di volo. Quindi spesso vedrete il gueppio cacciare nelle zone di campagna con un atteggiamento particolare che viene definito Spirito Santo. Poi ho preparato un'immagine che vi consentirà di capire un po' come, come cattura le, le sue prede, ma ne parleremo fra poco. La civetta, qui vi ho messo innanzitutto sulla sinistra la fotografia di apertura del, diciamo, della nostra serata e ringrazio anzi Umberto Perazzolo che ci ha dato questa fotografia. Eh, è una fotografia particolarissima. Questa, io sono molto ammirato di questa immagine, questa sulla sinistra, perché non è tanto il fatto di aver fotografato una civetta su un posatoio che non è una cosa così inusuale, quanto di averla fotografata in questa postura di solito le civette hanno un atteggiamento molto particolare quando sono in uno stato d'allarme, cioè vedono un qualcosa che non capiscono se è un pericolo, una minaccia, eccetera, cominciano a oscillare sulle zampe. Vedete adesso, io non so se riesco a inquadrarvelo, Forse dovreste riuscire a vedere il cursore, con queste immagini, ehm, vedete che praticamente in questo momento la civetta si è alzata. Quando eh, la civetta ha un qualcosa, un elemento di, che, lo, secondo lei, potrebbe essere una minaccia. Quindi, cioè magari, ad esempio, un fotografo piuttosto che un predatore, eccetera. È arrivato il gatto a guardarmi, adesso Tiffany fa la brava. Eh. E, Niente, quindi vi dicevo che questo animale sostanzialmente riesce a, ad avere questo tipo di postura, che è abbastanza insolita, mentre è molto più facile vedere le civette e tutti i rapaci notturni messi in una posizione come quella che vedete sulla destra in questa fotografia dove la civetta sembra molto più globosa rispetto alla fotografia precedente. Qui vediamo ancora una civetta eh, più sonnecchiante, però vedete che comunque sta guardando il fotografo, quindi è comunque molto molto attenta. Le civette sono animali abbastanza eh, come si possono, globosi come tipo di forma, quindi hanno una silhouette abbastanza... A forma diciamo quasi di palla, mentre al contrario il gufo comune tendenzialmente è abbastanza più slanciato se vogliamo nella, nel suo, nella sua postura. Quando invece ci capitasse di poter vedere un gufo di palude in volo, avremmo la possibilità di vedere uno degli animali tra i rapaci notturni più eleganti con il suo volo che ricorda moltissimo quello del, di, alcuni, di alcuni rapaci diurni. Lui è in grado, ad esempio, di fare lo Spirito Santo esattamente come fa il, il Gheppio. Lo Spirito Santo è una posizione di stallo che viene fatta da alcuni rapaci che consente appunto a, a diversi falchetti di rimanere in una posizione di stallo su una zona che loro stanno osservando per poter verificare se c'è una situazione di caccia a loro congeniale. Se trovano un o comunque un insetto da mangiare, a quel punto si tuffano, tiffani fai la brava, vai a cuccia, eccola qua, e quindi da quel punto di vista c'è quel tipo di possibilità. Allora, esco un attimo per verificare se c'è qualche domanda, perché stasera sto facendo una, una proiezione un po' diversa dal solito, quindi non vedo le domande. Vediamo subito se c'è qualche domanda così eh, rispondiamo. Uh, sì, Luca Mazzini ci chiedeva se era all'odolaio nella prima immagine, corretto, bravo Luca, non, forse non l'ho detto, ok, perfetto. Poi, eh, dunque, vediamo, Luca Mazzini ci, sempre, Luca ci chiede, eh, c'è chi dice che davvero alcuni poiani abbiano catturato pulcini di gallina, è documentata una predazione di aquila su gallina in serie. il padrone ha strangolato l'aquila. <ride> Beh, allora, diciamo che eh, allora in assoluto eh, per un'aquila non c'è nessun problema a catturare un pulcino, ma nemmeno una gallina. Perché un'aquila è in grado di uccidere anche una volpe per dimensioni, per cui non ha nessun problema. O c'era una gallina, persino un tacchino potrebbe uccidere senza grossi problemi. Il, il problema è che di solito l'aquila vive in ambienti che non sono diciamo, frequentati, ecco, dal, molto frequentati dall'uomo e quindi nemmeno dalle galline. Laddove c'è una convivenza tra aquila e gallina, c'è la possibilità che, lo, che possa essere catturata. Ci sono dei rapaci diurni come la store che facilmente possono predare nei pollai. La store è un animale che vive nei boschi, se qualcuno ad esempio vive a margine di un bosco, la store potrebbe entrare in un pollaio e uccidere facilmente catturare diciamo una preda. Sicuramente in termini di danni, se parliamo di danni, fa molti più danni la volpe che magari uccide un intero pollaio senza poi magari consumarlo dal punto di vista alimentare, rispetto a quello che può fare un astore, piuttosto che un rapace, perché a quel punto un rapace entra, cattura una preda, se la porta via, se la mangia. Non è che entra e uccide tutte le galline, cosa che invece succede spesso quando entrano dei mammiferi. Vediamo. Ehm... Um... Luca, sempre Luca, il fenicottero, lo tardo e l'uppuppuppano il loro fascino, poi certo non è paragonabile a quello dei rapaci. Dunque, allora, Luca, devo dirti questo: io quella, quella diciamo, premessa l'ho fatta per il semplice fatto che eh, dopo 30 anni di vita dedicata ai rapaci ho capito che. Rispetto ai rapaci notturni non ce n'è per nessuno, neanche per i falchi e per le aquile, ma nettamente i rapaci notturni vincono per distacco. Poi è chiaro, mh, ci possono essere dei libri bellissimi su tanti altri tipi di uccelli, conferenze fatte benissimo, anche molto meglio di quelle sui rapaci notturni, però mediamente il pubblico, il pubblico medio è più attratto dai rapaci notturni e poi dai rapaci diurni. Poi certo, ci può essere quello anche a me. Ad esempio, a me piace moltissimo la gallina Prataiola, ci sono dei luceri che mi piace. Il lupo è molto bella, assolutamente. Il Gruccione, il Martin Pescatore, però non hanno quel fascino che possono avere i rapaci. Vedere un rapace in natura colpisce di più mediamente rispetto ad altri tipi di specie. Vediamo se c'è qualche altra domanda. Ok, allora possiamo proseguire. Bravissimi. Allora, dunque, partiamo da una curiosità anatomica che a me eh, colpisce molto eh, ed è per spiegarvela ho deciso di inserirvi un video ecco qua, questo è un video registrato a Volterra ecco guardate questa immagine, vedete che la civetta in questo caso ecco qui ve l'ho fermata l'immagine questa è, è una ripresa fatta con una fototrappola sulle balze di Volterra io ho vissuto a Volterra un anno, questo è uno dei posti secondo me più magici del, della nostra Italia in assoluto. E stando a Volterra, proprio su queste colline attorno a questa città ci sono tantissimi rapaci notturni, civette e barbagiani e in questo caso vedete una postura molto particolare che riesce a mantenere eh, la civetta, l'assiolo e qualche altro rapaci notturno, ovvero rimangono su una zampa sola e riescono a. Consumare una preda, molto spesso si tratta di eh, piccoli reti o, nella maggior parte dei casi, di insetti, e vedete che utilizza la zampa proprio come se fosse una mano. Questa cosa la possono fare i rapaci notturni, ma non i rapaci diurni. Adesso poi vi spiegherò il perché. Perché, dentro nelle zampe, diciamo, uso proprio questo termine un po' improprio dal punto di vista naturalistico, ma dentro nel, nel meccanismo della zampa dei rapaci diurni notturni, c'è grandissima differenza. Una differenza che però è assolutamente legata ovviamente all'evoluzione, non si vede moltissimo quando un animale è posato, oppure se noi abbiamo la possibilità di vederlo molto da vicino, questo carattere non è così evidente, ma è molto evidente nella tecnica di caccia. E adesso ve lo spiego. Quando uno sparviere eh, va a catturare una preda, vedete che innanzitutto le zampe dello sparviere sono... Molto lunghe, quindi hanno ad esempio degli artigli molto affilati. Gli sparvieri, gli astori sono delle specie che sono specializzate nella cattura delle prede in volo, sono tra, gli, i, diciamo, tra i rapaci diurni più specializzati nella cattura dei. Dei volatili e lo devono, diciamo, questa loro capacità, tra le altre cose, oltre a una grande velocità in volo, una grande capacità di variare durante il volo, anche a delle caratteristiche che sono presenti nelle loro zampe che sono molto diverse nel posizionamento dell'Ita rispetto a quelle dei paci notturni. Allora, io vi ho trovato questa immagine dove in alto vedete la zampa di un gipeto sotto in alto a sinistra. Eh, nella seconda immagine vedete sostanzialmente la poiana, sotto vedete la store, poi addirittura guardate in quella centrale in alto potete vedere il falco pescatore, <coughs> scusate, poi c'è il sagittario in basso, c'è un avvoltoio nella parte centrale, e poi c'è l'arpia ad esempio addirittura sulla destra e poi c'è il, il biancone, l'ultima immagine eh, sulla destra. Allora, queste, tutte queste immagini vi fanno vedere delle zampe di rapaci diurni che sono comunque diverse fra loro. Al di là del colore, al di là delle dimensioni, eh, noi possiamo notare che sono tutti artigli molto affilati. Possiamo notare ad esempio che gli avvoltoi hanno degli artigli assolutamente meno ricurvi e meno affilati rispetto a quelli di un rapace... Che va a catturare delle prede vive, perché ovviamente gli avvoltoi non devono catturare una preda viva, l'arpia che vedete in alto, che è un'aquila che viene chiamata l'aquila delle scimmie, che vive nella foresta amazzonica, è un'aquila con una massa muscolare possente, veramente uno degli, dei rapaci più spettacolari, più belli da vedere. Io amo i rapaci notturni, ma l'arpia ho una specie di piccola venerazione perché lo trovo un animale. Eh, diciamo morfologicamente straordinario, e questa arpia è una, viene chiamata aquila delle scimmie' perché cattura sugli alberi proprio le scimmie. Allora immaginate quanto deve essere grande, quale forza debba avere. Poi vedete, ad esempio, la poiana, e non so, ad esempio, qui abbiamo sul, so, proprio sotto l'arpia vedete ehm, short. short di Eagle sono praticamente il biancone. Il biancone sostanzialmente ha una zampa molto particolare che è particolarmente adattata alla cattura dei serpenti. Il biancone viene chiamata l'aquila dei serpenti. Quindi, se una vipera, tanto per intenderci, riuscisse a mordere sulla zampa, che è il, diciamo, è il punto più maggiormente alla sua portata per una vipera, riuscisse a mordere, diciamo, il biancone non succede nulla perché ha delle zampe abbastanza corazzate. Se ci spostiamo, adesso vi faccio vedere invece con quest'altra immagine la zampa di un barbagianni. Allora, fate attenzione e guardate attentamente, perché perché apparentemente se io vi faccio vedere questa immagine e poi torno indietro, non c'è una grossa differenza. Guardate attentamente, prendete ad esempio la poiana, che è questa, che diciamo è un rapace molto generalista, guardatela attentamente e guardiamo quest'altra. Cosa succede? C'è una differenza che magari a qualcuno è sfuggita. Allora, qui abbiamo Tre dita davanti e il quarto dito è posteriore. E questo succede in tutte: vedete, in tutte. L'unico un po' diverso è il, è il falco pescatore. Poi vi spiego il perché: perché il falco pescatore deve prendere, utilizza una tecnica di caccia ovviamente molto particolare, perché pesca dei pesci nell'acqua, quindi del, degli animali abbastanza scivolosi, viscidi. Quindi, Tendenzialmente si muovono perché quando vengono catturati, non è che si fanno catturare con, con grande piacere perché fanno una brutta fine, ovviamente, quindi cercano muovendosi, essendo scivolosi, di sfuggire alla, alla cattura del falco pescatore. Però il falco pescatore ha il posizionamento delle dita leggermente diverso, ad esempio, da quello della poiana, lo vedete no? Perché? Perché in realtà usa le zampe come se fossero una tenaglia, esattamente quello che fa il barbagiano e tutti i rapaci notturni. Esco un attimo perché voglio farvi capire che cosa succede. Allora, vediamo se riesco a rimettere come prima. Ok, allora voi dovete immaginare questo: facciamo finta che questo qua sia una preda, ok? In questo caso prendiamo una marmotta, un coniglio, un coniglio selvatico e qui sopra ci sta sorvolando praticamente una poiana. Quando la poiana si tuffa o l'aquila la, si tuffa sulla marmotta o la poiana sul coniglio, quello che succede sostanzialmente è che l'attacco che viene eh, effettuato da questo rapace avviene con una modalità eh, molto rapida, cioè per quanto la poiana non sia veloce come il falco pellegrino, è comunque l'animale molto più veloce del barbagianni. Quindi arriva con una certa velocità, assume una posizione anche particolarmente aerodinamica, poi parleremo dell'importanza dell'aerodinamica, quando arriva sulla preda, sostanzialmente ha queste tre dita. Eh, anteriori che vengono praticamente utilizzate per bloccare la preda. Il quarto dito, il quarto, è posizionato in posizione eh, posteriore perché serve se la, la poiana ha sferrato l'attacco giusto per inserire, diciamo, questo artiglio in un punto vitale della preda. Faccio un esempio: se l'aquila arriva, l'aquila è un po' inesperta, magari un'aquila giovane, arriva per catturare la marmotta e la marmotta eh, che non è poi così lenta, si muove e magari l'aquila, la, invece di prenderla sulla testa, la prende sul posteriore. La marmotta reagisce, si divincola e a quel punto, al di là della stretta molto forte che ha un'aquila, adesso poi parleremo della stretta dell'aquila. E dei rapaci diurni, che è molto diversa da quella dei notturni, ecco questo tipo di situazione può generare un insuccesso nella cattura. Perché? Perché è fondamentale che il quarto dito possa entrare in contatto con un organo vitale o comunque con qualcosa che ten, possa mh, tendenzialmente inibire la fuga della, della preda, perché altrimenti questa situazione potrebbe generare, diciamo, un insuccesso nell'azione di caccia. Quindi tre dita. Cioè, voi immaginate la potenza diciamo, che acquisisce un rapace durante l'azione d'attacco, quindi la, la sua stretta. E a questo proposito, voglio, voglio raccontarvi un episodio che mi è successo. Quando sono stato in America nel 2015, che mi è stato consegnato il premio come miglior esperto al mondo di rapaci notturni, ho visitato il um, centro nazionale del Bald Eagle in Wisconsin. Quando sono andato, sono andato con degli ornitologi americani che mi hanno accompagnato e mi hanno detto, Marco, prova questo strumento, è una struttura meravigliosa. E c'era uno strumento molto particolare che aveva la funzione un po' del pungible. Voi sapete, al no? pungible dei vecchi Luna Park, che se andava lì si tirava il pugno, chi era più forte c'era una specie di dinamometro, diciamo, di potenza che dava una dimensione della forza diciamo, del pugno. Quindi cosa abbiamo fatto? Allora, ho provato a stringere questa, questa finta preda, stringendo con la massima forza che avevamo nella mano e quindi tra noi c'era qualcuno che aveva vinto, no? adesso non ricordo, io forse ero arrivato in seconda, adesso non ricordo, eravamo in 4-5 però al di là di questo poi alla fine tu schiacciavi un pulsante e ti dava l'idea rispetto alla morsa della nostra mano a quella che poteva essere la stretta invece dell'aquila, della bodigo, l'aquila dell testa bianca, l'aquila che è il simbolo degli Stati Uniti. Ecco, era impressionante perché era 7-8 volte superiore alla stretta di, una, di un uomo. Quindi, quella stretta dell'aquila è veramente micidiale. Quindi, quando una preda viene immobilizzata da un'aquila o comunque da un rapace diurno, la stretta è veramente molto molto forte. Con i rapaci notturni, invece, succede una cosa completamente diversa. Perché? Perché la tecnica di caccia è differente. Innanzitutto dovete immaginare che non c'è molta velocità nel rapace notturno. Quindi prendiamo la situazione più estrema. Barbagianni posato su un posatoio, qui abbiamo il topolino. Il barbagianni si tuffa sul topo, usa le zampe come se fossero un bilanciere in questo modo, perché il topo si muove, in caccia di notte. Mentre l'aquila cerca di, non gli interessa la velocità della preda, cerca comunque di sopraffare la preda, quindi basandosi sulla velocità di esecuzione del suo attacco, il rapace turno cerca di sopraffare la preda con una serie di strategie, quindi il volo silenzioso che quindi non fa capire al topolino che sta arrivando il barbagianni, ad esempio una discreta velocità, ma non eccessiva e poi soprattutto la capacità di muovere all'ultimo secondo le zampe in base al piccolo movimento che o piccolo spostamento del topolino che sta mangiando. Perché? Perché se il topolino sta correndo, il barbagianni non riesce a prenderlo. Però immaginate che nonostante sia meno veloce, nonostante abbia meno forza nelle zampe la tecnica di caccia dei rapaci notturni è estremamente più efficace di quella dei rapaci diurni. Proporzionalmente potremmo dire che, una, mh, se andassimo a fare una classifica, i rapaci diurni hanno un insuccesso: eh, forse, han, scusate, i rapaci notturni hanno un successo a volte anche del doppio superiore a quello dei rapaci diurni. Al di là del falco pellegrino che è velocissimo, perché il falco pellegrino è veloce, ma a volte deve catturare delle rondini che, va, che, che sanno volare a 80 km h Quindi il falco pellegrino si butta a 300 km h ma la rondine non rimane, lì ferma. Quindi si muove e vola volando a 80 km h con dei grandi, con dei grandi eh, spostamenti di volo delle variazioni dell'ultimo secondo, riesce a schivare gli attacchi del falco pellegrino. Ovviamente qualche volta vanno bene, qualche volta vanno meno bene, ma adesso ne parliamo ovviamente. Ci tenevo a farvi vedere questa cosa. E già che ci sono, vi faccio vedere anche un particolare, ehm, anzi ve lo faccio vedere fra poco. <ride> Proseguiamo. Stasera ho fatto una presentazione un po' strana, nel senso che vi ho anche messo qualche, cosa, qualche racconto extra proiezione. Proseguiamo però. Quindi ecco qui, vedete ad esempio lo sparviere, qui era stato inanellato, e qui vedete molto bene le zampe che sono eh, molto lunghe. Perché qualcuno potrebbe chiedersi lo sparviere ha delle zampe così allungate? Perché? Perché durante il volo la possibilità di avere delle zampe lunghe gli permette magari di allungare di quel tanto la zampa e di riuscire a ghermire al volo un, eh, che ne so, un tordo, un picchio, un, 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 un upa, un uccello al volo. Anche la civetta potrebbe uccidere uno sparviere, può uccidere una civetta. Altro elemento fondamentale ovviamente sono le penne: qui vi ho messo la rinfusa un po' di penne, qui vedete in alto Town Hall praticamente è l'allocco, lì Hall è la, la civetta, sotto vedete Kestrel sta per il gheppio e questo praticamente è il colombo, invece in quella, quella penna bianca. Cosa vi, cosa, perché vi ho messo queste penne? Perché in realtà la caratteristica principale dei piumaggi tra rapaci diurni e notturni è che i rapaci diurni hanno delle penne che sono particolarmente eh, morfologicamente adattate a un colore molto più rapido rispetto a quello dei notturni. Quindi le penne dei notturni sono molto morbide, molto lasse, soffici al tatto, non sono particolarmente aerodinamiche, non hanno una grandissima resistenza a diciamo a una picchiata. Quindi si potrebbero piegare molto quindi non sarebbero performanti, cosa che non succede, ad esempio, con quelle del gheppio. Guardate l'immagine: questa immagine: guardate, la prima remigante che vedete qua. Questa è una remigante primaria del, dell'allocco e questa è una remigante primaria del. Del gheppio, guardate la differenza, tenendo presente che l'allocco è più grande come dimensioni, ma la grossa differenza è che le penne del gheppio sembrano quasi delle piccole lance, mentre la penna dell'allocco è una penna molto più eh, corposa. Perché? Perché l'allocco ha un volo diverso e ha una tecnica di caccia molto differente. Il gheppio deve avere delle penne molto eh, affilate, perché voi provate a immaginare di guardare una macchina che deve raggiungere una grande velocità non so, a me piace la Mini mi piacciono i Maggiolini, Volkswagen però non sono macchine che vanno a una grande velocità perché non hanno, non sono molto aerodinamiche se voi prendete una Ferrari una Lamborghini o prendete una Porsche è chiaro che avete una situazione completamente diversa perché le linee sono molto fusolate perché c'è tutto uno studio di aerodinamica che è molto molto eh, avveneristico da un lato e molto curato nel contempo proprio per rendere più performante l'auto. La stessa cosa succede in natura, solo che mentre le macchine sono state progettate da un uomo, la natura è arrivata a questo diciamo, risultato attraverso un processo di evoluzione genetica. Qui vi ho messo delle penne, giusto per farvelo capire in modo ancora più evidente, soprattutto quelle dell'ala, dell sul lato di. Ehm, di sinistra vedete in alto le penne del Gheppio, in basso le penne del Falco Pellegrino, mentre sul lato destro vedete le penne del Barbagianni e in basso le penne della civetta. Se voi ci fate caso, le penne del Falco Pellegrino in basso a sinistra e quelle del Gheppio sopra sono molto, molto, eh, soprattutto le, quelle le prime, che sono le, le rimiganti primarie, che sono quelle che vanno a impattare con l'aria, vedete che sono veramente molto, molto strette e molto allungate. Infatti, le ali dei falchi sono particolarmente appuntite, cosa che non abbiamo invece nelle ali abbastanza arrotondate di un barbagiani o molto arrotondate di una civetta. Ora entriamo nel dettaglio per cercare di capire meglio, eh, comprendere meglio quali sono le differenze principali tra alcuni dei rapaci diurni che sono più comuni nelle nostre aree eh, di campagna della pianura padano o delle aree urbane. Allora la poiana... La Pogliana ne abbiamo parlato, è un animale possente. Tra l'altro, devo dirvi che ehm, si chiama in francese bus Variable. Eh, non so se l'ho detto con un francese corretto. Io ho avuto la fortuna diciamo, di trovare un grande editore che della Show, che ha, mi ha pubblicato il libro dei Rapaci Notturni in francese. Sono Infatti, molto orgoglioso di questa cosa. Addirittura è stato tradotto anche in spagnolo. Però il francese proprio non lo so pronunciare, quindi mi, mi scuso di questa cosa. Però il termine sta a significare che sostanzialmente questo animale ha un piumaggio variabile. Sembrerà molto strano, ma le poiane possono avere dei colori molto scuri, dei colori molto color nocciola, molto pallidi, possono avere colorazioni molto varie, petti scuri, petti più chiari. Eppure si tratta sempre dello stesso animale, non si tratta di morfismi di colore come quelli che troviamo, ad esempio, negli assioli, negli allocchi, che al contrario hanno colori rossi, grigiastri oppure intermedi, ma hanno proprio colorazioni che hanno una grandissima variabilità individuale, al punto tale che, appunto, hanno eh, addirittura sono riusciti ad attribuire il nome a. Eh, alla specie proprio in termini, eh, nel, diciamo nella lingua francese. Qui vi ho messo un'altra immagine, sempre di poiana, e vedete che le zampe della poiana sono ben diverse da quelle del, dello sparviere. Le avete viste prima: quelle dello sparviere sembravano quasi degli stiletti, se vogliamo: zampe molto esili perché? Perché è un animale che non va a catturare un coniglio sul terreno, questa, invece, la poiana, è un animale che può catturare una piccola ervicola. Può mangiarsi anche coleottero se, se, se ha molta fame e non riesce a trovare altro, però tendenzialmente è un animale che va a catturare piccoli mammiferi sul terreno. Questo non vuol dire che non sia in grado di andare poi magari a catturare occasionalmente anche degli uccelli, poi vi farò vedere dei dati sulla, sulla dieta e vi spiegherò come vanno letti anche: nel senso che mh, la dieta è sempre, quando trovate un lavoro eh, su una specie, sulla dieta, ricordatevi sempre che è un lavoro legato a un territorio, quindi quel lavoro ha una valenza esclusivamente eh, territoriale, mentre al contrario una poiana può avere delle grandi variabilità di dieta a seconda dei territori che va a frequentare. Qui vedete appunto un po' le diversità dei piumaggi, dei colori e qui vediamo ad esempio un lavoro fatto dall'Università di del cioè, dal Muse di Trento. Um, mi sembra Luigi Marchesi era l'autore, e, e vedete che qua sono stati riportati alcuni eh, casi di predazione da parte della poiana su. Eh, su quelle che erano le prede più, diciamo, più ricorrenti. A parte il pesce, che è sicuramente una preda abbastanza occasionale, Pogliana non è un grande race pescatore, se vogliamo, lo è molto di più il nibbio bruno, ad esempio, ovviamente lo è per eccellenza il falco pescatore, ma il nibbio bruno cattura regolarmente grossi pesci che vengono in superficie, per cui... Eh, se vi capitasse di trovare, ad esempio, un nibbio con tra gli artigli una, una carpa piuttosto che un grosso caveda, eccetera, non dovete sorprendere, perché quando questi uccelli tendono a emergere un po' in superficie, un nibbio è abbastanza veloce per poterlo catturare. La poiana, un po' meno. Però la poiana è una specie generalista per eccellenza. Per generalista intendo dire che è talmente morfologicamente mh, non specializzata, è abbastanza tozza, però non troppo, è abbastanza veloce, ma non troppo. È un animale che si sa adattare quindi, ed è anche uno dei motivi per i quali la pugnana è molto comune. Cioè, se non, non c'è questo tipo di adattamento in termini diciamo, di plasticità alle esigenze trofiche di una specie, gli animali ovviamente hanno delle difficoltà. Più una specie è eh, specialista, quindi specializzata eh, nella ricerca di una preda o di una tipologia di prede, e più facilmente quella, quella specie può essere... O rara o localizzata, oppure a livello demografico, potrebbe subire nel corso del tempo anche dei rischi di, di forti decrementi. Perché magari in questo momento potremmo avere una specie che è stabile, e poi al contrario potrebbe avere un forte decremento se la specie è strettamente correlata a un ecosistema e alle prede che trovi in quell'ecosistema. Perché ovviamente, come potete immaginare, se l'ecosistema eh, viene a sparire per qualsiasi motivo. Eh, quell'animale non è in grado di andare a colonizzare un'altra zona la poiana invece questo problema non ce l'ha qui vedete che ha catturato ben 21 ghiandaie 26 merli quindi questa è una zona eh, di caccia sulle prealpi quindi ovviamente eh, una poiana che caccia ad esempio in zone di pianura probabilmente potrebbe avere maggiore facilità a catturare ad esempio dei conigli selvatici delle dei, mammifi, dei micro mammiferi dei micromammiferi che magari si trova sul terreno. Vi faccio un esempio, una poiana che si trova nella zona del delta del Po, probabilmente le ghiandaie non le mangia, forse nemmeno i merli e sicuramente ha una grossissima abbondanza di catture sul terreno con in particolare piccoli mammiferi. Lo sparviere invece eh, è una specie come vi ho detto prima molto comune che Ha avuto un trend demografico. Io mi occupo di rapaci da, rapaci non pure, ma comunque mi occupo di ornitologia da più di 30 anni. Quando avevo iniziato, lo sparviere non era così comune, era una specie abbastanza, non, non dico rara, non era eh, così abbondante. Nel corso del tempo, devo dirvi che lo sparviere in pianura padana è diventato uno dei rapaci più comuni in assoluto, insieme al gheppio, ed è quello che ha avuto sicuramente il trend di crescita maggiore perché? Perché in realtà sono aumentati un po' alcune tipologie di, di boschetti Il, lo sparviere non ha bisogno di boschi molto pregiati, tra virgolette quindi si adatta anche a boschi di robigna si adatta a vivere anche nelle zone urbane e suburbane è un animale che frequentemente lo possiamo trovare anche nelle aree diciamo, di alcune città, anche di alcune metropoli quindi non stupitevi di vedere magari uno sparviere che purtroppo magari va a sbattere contro una, una finestra di un grattacielo perché è una specie ormai assolutamente antropizzata antropica, sinantropica, scusate, e quindi si trova facilmente anche nelle aree urbane. e però fa parte del genere Acipiter, quindi Acipiter Nisus è il nome scientifico del, dello screviere Acipiter Gentis è il nome scientifico del, 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 della dell'astore. Il genere Acipiter è un genere particolare, cioè a livello di conformazione, la l'astore e il e lo sparviere sono molto molto simili, con la differenza che però la storia è molto più grande, quindi è più forte, e quindi è più veloce, è più potente, può uccidere delle prede più grosse. Però tecnicamente hanno la stessa tecnica di caccia, cioè inseguono gli uccelli in volo. Prima avete visto una femmina, eh, qui adesso vedete un maschio, i maschi ovviamente nei rapaci e nei rapaci notturni sono sempre più piccoli e nel caso addirittura dello sparviere il maschio secondo me è un po' più bello, nel senso che ha un colore meno mimetico, ha questo diciamo, mantello, eh, questa testa color ardesia, se vogliamo, che lo rende secondo me più, più carino della femmina in questo caso. Almeno questo è un giudizio personale, quindi prendetelo un po' per, per quello che è. Eh, la capacità diciamo, degli sparvieri è quella di andare a catturare tantissime specie di uccelli. Io vi ho ripreso questo lavoro che arriva direttamente dalla, m, dalla Polonia e non so quanto riuscite a leggerlo, state guardando la diretta su, m, su un telefonino? No, assolutamente no, per cui vi aiuto io. Allora, qua praticamente sono segnate eh, in base alle stagioni, eccetera, eccetera, tutte le prede che ha catturato lo sparviere in questa festa eh, polacca. Voglio darvi, non ve le leggo tutte ovviamente, però ve ne leggo alcune. Cioè, ha ucciso il, vediamo dunque: ha ucciso qui eh, 24 picchi maggiori, ha ucciso il torcicollo, due rondini, eh, il cuculo, eh, ovviamente 19 colombi. 9 tortore. Questo vi do delle indicazioni giusto per farvi capire che cosa è in grado di fare. Ha ucciso il Regolo, ha ucciso 32 Cinciallegre, per cui la Cinciallegre è abbastanza gettonata. diciamo, Ha ucciso 23 eh, Picchi Muratori, ha ucciso il Rigogolo, ha ucciso 3 eh, Averle, che sono comunque degli uccelli. Non facilissimi da catturare, probabilmente, ha ucciso 10 ghiandaie, 52 storni. Quindi, lo storno è uno di quelli più, più catturati, anzi, forse quello più catturato, anzi. Eh, vedo poi eh, il Frosone 59, quindi ce ne sono anche di più. Insomma, c'è un bel numero di uccelli che sono stati catturati, alcuni anche molto particolari perché vedo che è stato catturato persino l'upupa e anche il, il martin pescatore. Ecco, allora provate a immaginare: il martin pescatore è sicuramente più veloce del, del, dello sparviere, questo è certo. Però lo sparviere potrebbe aver trovato, ad esempio, questo martini pescatore posato su un ramo. Se riesce a sorprenderlo, riesce sicuramente a catturarlo, magari proprio mentre è distratto, magari ha catturato un pesce. Lui sta per mangiarsi e consumarsi la sua preda, e nel frattempo viene mangiato a sua volta dal, dal, dallo sparviere. Questo per darvi un'idea della grande capacità di questo animale di riuscire a catturare le prede in volo. Poi abbiamo il gheppio. Il gheppio è in assoluto, a mio giudizio, il rapace diurno più facile, visto che parliamo di bioblitz. Eh, abbiamo detto che lo sparviere è molto comune, però lo sparviere tendenzialmente è una specie che vive maggiormente all'interno delle, delle fasce, diciamo, eh, boschive. Quindi è un po' più difficile da osservare rispetto a, a, al gheppio, che invece occupa le zone aperte. Io, ad esempio, vivo qui a Parma. A me basta andare a fare una camminata. Oggi ho fatto un po'... Una bella camminata, ne ho visti diversi di gheppi che cacciano. Io sono, abito vicino all'aeroporto e l'aeroporto, ovviamente, è una zona molto, di campi molto, molto aperti. Ma un po' tutta la zona di Parma è caratterizzata da ampi spazi a foraggere. Quindi i falchetti ci vanno veramente a nozze e il gheppio in assoluto è super abbondante. Il gheppio è un falco che vedete, guardate le zampe del gheppio, ricordatevi quelle che avete visto prima del, dello sparmiere, vedete che ha delle zampe assolutamente un pochino più robuste, perché comunque è un animale che sa catturare le prede a terra e anche al volo. Quindi è un animale che sa eh, gestire con una certa, diciamo, disinvoltura. Tecniche di caccia molto differenti, tra l'altro ha una grande mobilità delle zampe riesce addirittura durante il volo i falchi, cosa che non fanno le e neanche le aquile. I falchi riescono addirittura a portarsi il cibo al becco direttamente con la zampa. Questo è il famoso eh, momento topico, diciamo, dello Spirito Santo. Eh, lo Spirito Santo eh, è una tecnica di, di diciamo, di stallo durante, che viene fatta durante il volo. Ci sono delle penne che sono posizionate proprio in questo punto, non so se le vedete, queste penne si chiamano alula, ce ne sono quattro più o meno su ogni ala, e riescono, diciamo, con uno spostamento leggero di questa alula, riescono a mantenere stabile il volo in questa posizione di stallo. Perché mi capita di vedere questi falchetti, che nella maggior parte dei casi sono proprio i gapi, che compiono questa posizione che rimangono in stallo durante il volo, perché in quel momento riescono a focalizzare sul terreno gli eventuali movimenti delle prede. Cosa fondamentale perché a quel punto se la trovano la preda fanno un piccolo tuffo verso il basso e cercano di ghermirla. Vi faccio vedere una cosa particolare, questo è un articolo che io ho scritto per la rivista Italiana di ornitologia qualche anno fa, perché in, in, in Corsica mi è capitato di trovare all'interno di un nido di Gheppio una cosa veramente particolare. Ve la faccio vedere dal vivo. Vediamo, eccoci qua. Credo di aver fatto un errore prima di non aver fatto. puoi ingrandire l'immagine. Vi chiedo scusa: non l'avevo fatto prima. Ok, sì, fu, starò più attento. Vi chiedo scusa eh, forse non avete visto male, allora questa qua praticamente è il carapace di una testudio armani di due anni più o meno dovrebbe avere due anni quindi è ancora molto molto piccola io l'ho trovata all'interno di un eh, diciamo di un di un nido di gheppio e la cosa curiosa era che questa testudio armani praticamente era stata mangiata, il gheppio l'aveva predata, c'è eh, qui ovviamente non lo vedete tantissimo ma c'è un segno probabilmente fatto proprio con l'artiglio quindi eh, è probabile che la testuggine sia stata presa, quindi garmata dal gheppio, tenuta ferma sul terreno e poi col becco eh, il gheppio ha, ha staccato praticamente la testa, la parte superiore del corpo. Quando io ho trovato all'interno del nido questa tartaruga era ormai rinsecchita, però aveva ancora le zampe e la coda le zampe posteriori e la coda. Quindi il gheppio l'ha consumato soltanto strappandola praticamente la parte superiore. Questo era il primo caso documentato di, di, di predazione di una di studio armani da parte di un gheppio, quindi ci avevo fatto un piccolo articolo scientifico relativo appunto a questo ritrovamento in Corsica. Curioso, visto che non mi capita mai di parlare dei, dei rapaci diurni, allora stasera vi ho fatto vedere anche questa cosa qua. Spero sia stata abbastanza simpatica. Vediamo se c'è qualche domanda. Allora... Perché vedendo tutta l'immagine, vediamo allora. Allora, i gufi non li batte nessuno, ovviamente io gioco gio con me, giocate in casa, ovviamente è così. Allora, eh, dunque, sì, Jimmy U ci dice che l'arpia è stata messa in difficoltà per la distribuzione dell'habitat, ovviamente è una specie forestale della foresta tropicale, e quindi sta soffrendo come tutti gli animali delle foreste tropicali però devo dirvi anche che non ci sono moltissimi studi purtroppo sull'arpia per cui è un po', è un po difficile Uh, sì dunque avevo visto che qualcuno aveva chiesto se in relazione all'uso di, diciamo la tecnica di caccia sui, da parte dei rapaci sui pesci sì le aquile di mare catturano pesci, i nibi, i nibi bruni, bruni catturano pesci ovviamente il falco pescatore è specializzato addirittura i suoi, ehm, le sue zampe hanno diciamo una conformazione con delle dita che sono particolarmente adatte a non, a non farsi sfuggire una preda scivolosa quindi è così, Ci sono ostegiformi formi mangiatori di pesci? Sì, ovviamente c'è il gufo pescatore di Blackstone. Io ho scritto un libro eh, che ho messo a disposizione gratuitamente del mio sito, lo potete scaricare, quindi se vi interessate eh, lo potete fare. Il, vedo che intanto mi è stato segnalato che il cursore prima non si vedeva. Ok, mi chiedo scusa, sto guardando perché stasera sto facendo una proiezione un po' diversa dal solito e quindi... Mh forse è meglio che torniamo a farla come al solito, così evito di fare errori. Uh, vediamo se c'è qualche do altra domanda. Sì, qui appunto, appunto Luca Mazzini diceva del gufo pescatore mh, di Blackstone, ci sono comunque tutta una serie di gufi pescatori, civette pescatrici, assolutamente ce ne sono diverse specie in giro per il mondo, che mh, sono localizzate principalmente nella regione asiatica, nel continente asiatico, e sono comunque specializzati nella cattura dei pesci. Bene, sì, dunque, allora, sì, hanno dei cuscinetti particolarmente adatti a non far sfuggire. Pelosi, non è un termine corretto perché ovviamente sugli uccelli non ci sono peli, ci sono comunque delle, degli adattamenti particolari che rendono le zampe particolarmente. Eh, diciamo, un po' ispide, appunto, tale da diciamo da non favorire il pesce durante le sue ultime azioni di. Mh, di tentare di poter sgusciare, diciamo, alla predazione. Proseguiamo, proseguiamo. Allora facciamo una cosa diversa, perché se no vedo che abbiamo un po' di difficoltà. Allora, vediamo, eh. Vediamo se facciamo una cosa così come la vedete. Così la, forse la vedete meglio, la vedete meglio prima. Dai, proseguo, poi mi fermo magari ogni tanto e proseguiamo. Allora, qui abbiamo la dieta del Gheppio, e eh, questo ci, vi ho messo qualche cosa sul Gheppio, ce ne sono alcune interessanti, ne ho prese alcune, ma ce ne sono tantissime ovviamente. Questo parla dell'Italia centrale, ricordatevi sempre che eh, i dati, ad esempio, per l'Italia centrale possono esserci anche dei dati molto, molto diversi. Qui, ad esempio, abbiamo una serie, diciamo, vi ho messo un elenco, vedete in basso che c'è la classica torta a spicchi, che è tipica, diciamo, di tutti gli studi delle, delle diete. Perché si utilizzano questi grafici che sono molto facili, diciamo, da poter vedere. Nel senso che ci permettono, ad esempio, di vedere in azzurro vedete, ci sono gli uccelli qui in basso dove c'è scritto biomassa. Quindi la, per biomassa viene inteso la quantità di carne che viene consumata perché è importante parlare di biomassa e non di numero perché il numero al contrario è quello che vedete a fianco quindi voi vedete che ci sono ad esempio a fianco 228 prede e 125 sono insetti quindi eh, 125 insetti vuol dire che sono la maggior parte però in termini di biomassa gli insetti voi li vedete qua in verde sono soltanto il 19%. Perché? Perché gli insetti sono tanti, ma sono molto leggeri, quindi è come se noi volessimo nutrirci di noccioline, dobbiamo mangiare tante noccioline, se invece ci mangiamo eh, degli hamburger, gli hamburger necessari per riempirci sono numericamente inferiori al numero di noccioline. Per intenderci, ovviamente è un termine un paragone un po' eh, un po' particolare, però ecco, questo era per farvi capire che quando parliamo di biomassa è molto importante sapere che è vero che magari il gheppio è prevalentemente una specie insettivora. Io ci tenevo a farvi capire questo, però è altrettanto vero che va a integrare la sua dieta con micromammiferi, con uccelli o con rettili. È assolutamente una, una specie molto specializzata. Ehm, adattata nella cattura ad esempio del, dei retti, per cui riesce a catturare qui vedete diverse, diverse specie di lucertole può uccidere i ramarri, può uccidere i gechi e anche dei serpenti o comunque orbettini o cose di questo tipo, senza grossi problemi direi che tutto quello che si muove sul terreno lo cattura con grandissima facilità per quanto riguarda la cattura al volo eh, ovviamente può uccidere dei uccelli al volo ma non è così facile, quindi è molto veloce. Ma non ha quella mobilità nelle zampe peculiare, ad esempio, del genere ACP, quindi sparvire astore, che li rendono assolutamente molto più performanti da quel punto di vista. Qui c'è un lavoro che mi ha colpito molto e volevo riportarvelo. Perché mh, vedete che ci sono. I dati relativi alla dieta è molto facile, qui le torte sono facilissime da vedere. In blu abbiamo i mammiferi, in rosso abbiamo gli uccelli, gli insetti, gli insetti sono sostanzialmente, qui parliamo sempre di biomassa, eh, in verde e poi abbiamo i rettili in viola. Ecco qui parliamo della città di Vienna, parliamo del centro, ad esempio, della città di Vienna. Nella prima, nella prima grafica e vedete che comunque gli uccelli, scusate, i mammiferi sono. La maggior preda, la preda elettiva nel, nella maggior parte dei casi. Nella zona suburbana, che è, la terza, nel, che è il terzo grafico, vedete che addirittura occupano quasi l'80% delle prede. Per zona suburbana, possiamo immaginare che ci siano dei campi, delle zone con dei prati, e quindi è più facile immaginare che ci siano prede di quel tipo gli uccelli nella zona ad esempio della zona urbana sono molto abbondanti e questo non ci deve stupire perché ad esempio io ho fatto un lavoro presentato a un convegno nazionale di ornitologia proprio sul gufo comune e abbiamo scoperto che il gufo comune in Italia analizzando tutti gli studi fatti sulla dieta eh, il gufo comune in Italia si nutre maggiormente di uccelli proprio nelle aree urbane mentre si dedica maggiormente ai micromammiferi nelle zone di campagna. Quindi questo perché avviene? Perché in realtà non tutti lo sanno, ma le zone uh, urbane sono assolutamente molto appetite, molto ricercate da diverse specie sinantropiche di uccelli, di passeriformi, come ad esempio l'ottorno. I passeri purtroppo sempre meno, ma ci sono delle specie che sono comunque ormai molto urbanizzate. Lo storno in assoluto è la specie più abbondante, quindi il gheppio li può catturare facilmente. Avete visto che può uccidere le tortore, che sono molto abbondanti anche quelle, i piccioni e così via. Questo vi dà un'idea anche di come, ad esempio, il gheppio nella città di Vienna, a seconda delle zone, può cambiare dieta. Questo era molto importante perché vale per tutti gli animali notturni e diurni. Ricordatevi sempre che non c'è. Una caratteristica così definita da poter dire i barbagiani mangia sempre il 90% di micromammiferi. Sì, può darsi, ma in alcuni casi può anche adattarsi a trovare delle prede differenti. Questo vale per tutti i rapaci. Qui abbiamo, ad esempio, eh, del, degli esempi di catture. Eh, da parte, ad esempio, del diciamo, di quello che è stato trovato all'interno, diciamo, delle mh, De, delle borre da parte del doppio, quindi vedete che ci sono ad esempio 12 rondoni, ci sono diversi passeri, ci sono 31 piccioni, ci sono 29 cince trave, qui c'è Cinciallegra, Cinciarella, eccetera, per cui ce ne sono diversi, cioè vedete lo storno, in questo caso lo storno sono solo 5. Eh, bisogna, bisogna poi confrontare questi dati. Eh, qui c'è un picchio rosso eh, mezzano, addirittura, quindi ci sono anche delle specie a volte un po' particolari. C'è l'allodola, due allodole. Poi qui invece abbiamo, ad esempio, i micromammiferi: ci sono diversi, c'è la talpa, due casi di predazione su talpa, e poi vedete che in particolare sono avicole, quindi la microbiota osservalis è l'avicola più predata per eccellenza da tutti i rapaci. Questo non ci deve quindi stupire. Ci sono anche, ad esempio, due natrici qua in basso, c'è cioè ancora Marco Colombo che ci segue, eh, il gheppio è sicuramente un predatore di rettili assolutamente eh, molto abile. Allora, proseguiamo velocemente, vi faccio vedere qualche altro rapace, adesso andiamo un po' più rapidi sui diurni. Abbiamo ehm, diversi rapaci che vivono in in pianura padana, non ve li posso mettere tutti ve ne ho messi alcuni qui abbiamo ad esempio il falco cuculo in alto io vivo nella zona di Parma il falco cuculo è abbastanza presente grazie al cielo, anche grazie a dei progetti con nidi artificiali abbiamo lo smeriglio che è il falchetto più piccolo che c'è in Europa, molto piccolo l'ho visto raramente in vita mia mi è capitato credo tre volte di vederlo è un animale di piccole dimensioni non facilissimo da vedere sotto abbiamo il gheppio e poi il falco lodolaio, eccolo qua Qui abbiamo praticamente il falco cuculo, che è uno degli uccelli tra i rapaci diurni con un grosso dimorfismo sessuale, quindi maschio a sinistra, femmina a destra. Li vedete, sono molto diversi, e il maschio ha una colorazione veramente molto bella. Ha i calzoni un po' arancioni, diciamo color mattone ruggine. I calzoni è il termine, adesso poi lo vedremo meglio con il falco lodolaio, con il quale vengono indicati praticamente la parte inferiore diciamo, del, del petto e le, la parte della coscia. Qui abbiamo infatti il lodolaio, in questo caso in volo. Qui si vede molto bene la caratteristica del volo di un, di un falco, perché guardate come le ali del falco. Assumono diciamo, una posizione assolutamente aerodinamica. Sembra una freccia, sembra un dardo, sembra un proiettile. Per quello che sono molto veloci, perché persino la testa, se guardate, provate a immaginare di togliere a questa immagine completamente le ali e guardate come è affusolata la forma del falco. Il rapace notturno non è così: è un animale molto più paffuto, se vogliamo, e le ali sono molto diverse. Quindi in termini di aerodinamica i rapaci diurni hanno veramente una marcia in più rispetto ai notturni. Perché? Perché la loro tecnica di caccia è molto diversa. Questi sono i famosi calzoni, li vedete, questo è il falco che è un animale che io amo tantissimo e, e ha la caratteristica di avere questi calzoni, quindi di avere questa parte inferiore, di avere il petto tutto maculato, con delle, diciamo, delle, una punteggiatura nera su, pe, su un petto bianco, color crema, e soprattutto di avere questi calzoni eh, arancioni color ruggine molto particolari. Poi abbiamo Fico Pellegrino che è un cacciatore per eccellenza di uccelli in volo e quindi riesce a catturare prede veramente molto differenti. È un animale molto bello da vedere, assolutamente. Vive anche in alcune aree metropolitane, soprattutto laddove ci sono grattacieli o comunque delle zone molto alte. Io vivevo ad esempio a Piacenza e aveva nidificato Piacenza in, un, in una situazione molto particolare. Era stato inserito un nido artificiale su un su un acquedotto eh, molto 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 alto e si era riprodotto quindi i falchi pellegrini se trovano delle situazioni adatte vanno a riprodursi anche in contesti abbastanza eh, diversi da quelli dove saremmo portati e abituati a vedere come ad esempio appunto le falesi le pareti rocciose allora io qui ho finito vediamo se c'è qualche domanda mm, ok allora vediamo se c'è qualche domanda eh... Allora Fabio. Sì, allora è vero, c'erano um, dei gheppi. Allora i gheppi non sono cannibali, però può esserci un fenomeno di cainismo, quindi ehm, cosa che è invece è molto rara, se non rarissima, addirittura nei rapaci notturni, per cui siccome quello era un riferimento legato a borre trovate all'interno di un nido, può darsi che ci sia stato un fenomeno, ad esempio, di... Eh, di un numero troppo, di un'eccedenza di piccoli, e quindi all'interno delle borre hanno trovato i resti del, del gheppio che magari i giovani hanno mangiato anche i loro fratelli, è una cosa che succede assolutamente con frequenza. Stefano Alessi ci dice, ci chiede se il lanario assomiglia all'odolaio. Il lanario è un po' più grande del, del, dell'odolaio. Mm, si, sì, assomiglia relativamente perché comunque. Tieni presente che il l'odolai è una specie che vive proprio nelle zone di pianura, frequenta moltissimo i pioppeti, per cui se io dico sempre, ad esempio, che il pioppeto è una zona eh, molto povera dal punto di vista della biodiversità, però ci sono tre uccelli che amano i pioppeti. Uno è il picchio rosso maggiore, che a dispetto di tutto e di tutti, comunque va a tambureggiare anche nei pioppeti e va a nidificare nei pioppeti. E poi abbiamo ovviamente il gufo comune. Che va a occupare i nidi abbandonati delle cornacchie, e poi l'altro è il proprio il lodolaio che occupa le stesse tipologie di nido. Il lodolaio, io ho avuto la possibilità di vederlo cacciare con una grandissima frequenza in Corsica in una zona vicino al mare, e alla sera, praticamente, quando il sole stava per tramontare, si alzavano in volo eh, un numero pazzesco di maggiolini, e, quindi di coleotteri che volavano a una certa altezza. Io penso. Ad almeno 40, 50, forse anche più metri di altezza, e la cosa incredibile è che questi lodolai se li andavano a mangiare tutti, quindi è stato veramente molto, molto particolare. Io proseguo perché se no non finiamo, però, questa parte qui era dei diurni era un pochino più lunga, quindi non preoccupatevi, ce la dovremmo fare. Allora eh, proseguiamo. Anzi, fatemi controllare che, ho fatto, che abbia fatto tutto giusto. Non vorrei penalizzarvi. Allora, rapaci notturni, eh, partiamo quindi con la civetta. Qui abbiamo un video eh, dove abbiamo la civetta, qui parliamo di rapaci notturni, quindi animali completamente diversi. Qui abbiamo un Grillo Talpa che è finito, diciamo, tra le grinfie della nostra civettina. La civetta è in assoluto, l'animale che io amo di più tra tutti, e quindi era doveroso partire con lei. La civetta è un animale che cattura le prede prevalentemente sul terreno zampettando esattamente come fa l'upupa o come fa una gallina, quindi non è proprio così spettacolare nelle tecniche di caccia come può essere un rapace diurno come un l'odolaio, un, un falco pellegrino, eccetera, però è molto più performante. È vero che cattura magari delle prede con una biomassa inferiore, ma riesce a catturarle con maggior frequenza. Quindi non um, non sorprendiamoci, eh, la, tecnica di caccia della, scusate, eh, la tecnica di caccia della civetta si basa essenzialmente su due caratteristiche, caccia da posatoio oppure camminando sul terreno. Quindi molto diversa ad esempio da quella, voi non vedrete quasi mai un rapace diurno che zampetta sul terreno per 20 minuti alla ricerca di una preda. Di notte le civette stanno per molto tempo sul terreno alla ricerca delle prede. Eh, ovviamente questo vale per i rapaci diurni, ma vale anche per i rapaci notturni e anche per tutti gli uccelli che si nutrono di prede vive. Eh, tutto quello che non viene digerito viene espulso sotto forma di borre. Le borre contengono resti di micromammiferi, resti di chitinosi degli insetti, come ad esempio appunto nel caso delle, delle civette, a seconda di quello di cui gli animali si sono nutriti, all'interno di queste piccole, eh, diciamo, pallottole ovoidali, che non hanno mai una forma tonda, ma sempre un po' allungata. E queste caratteristiche borre hanno diciamo sostanzialmente nel loro interno tutti questi elementi che sono estremamente utili per eh, diciamo, i ricercatori per poter andare a studiare diciamo, le, le prede catturate qui abbiamo un, alcuni dei laboratori che ho realizzato eh, durante la mia carriera di eh, la mia attività di, di gufologo e nello specifico vedete invece delle borre di civetta sotto l'immagine dei ragazzi che stavano aprendo le borre. Io uso spesso le borre per fare dei laboratori, sia con i bambini, sia con gli adulti. E nella foto di, invece di sinistra vedete in alto un coleottero, un carabide, credo. Non vorrei se c'è Marco Colombo, spero di non, dire una, di non fare una gaffa, comunque è sicuramente un coleottero. E ehm, vedete che sostanzialmente le elitre che sono le ali sclerifiche, ehm, praticamente eh, sclerificate, diciamo, del, di questi insetti, sono sostanzialmente molto robuste, non vengono digerite dalla civetta e quindi vengono ritrovate all'interno delle borre. Ci sono delle altre parti, come queste, che sono veramente, questa è una fotografia molto particolare che non trovate facilmente, l'ho realizzata andando a fotografare le limacelle, che sono praticamente delle piccole cartilagini che si trovano all'interno delle lumache, quelle senza guscio. Quando voi guardate una lumaca.. Avete l'idea che la lumaca sia un animale, è un invertebrato, quindi non ci sono uh, parti osse, però ci sono queste cartilagine che rimangono all'interno diciamo, della, della borra perché non vengono digerite dalla civetta. Voi le vedete molto bene, però in realtà sono piccolissime, a volte sono sporche, quindi assumono un colore scuro, quindi bisogna trovarle, non è facile. Qui in questo caso, ad esempio, tre limacelle significa tre lumache. Questo vi dà un'idea anche del, della situazione. C'è un libro molto bello fatto da un trio di grandissimi ornitologi che sono Jean-Claude Genova, Niven Nijs, che è un, è un ornitologo belga, e da um, David Johnson. Che praticamente sono andati a studiare eh, tutte le prede del, della civetta nel Paleartico, quindi in tutta la regione euroasiatica di competenza diciamo, della, della civetta. E hanno trovato un grosso numero di insetti, quindi 350 insetti, la civetta è una specie insettivora, addirittura due pesci, 14 anfibi, 15 specie di rettili, 82 di uccelli e 54 di mammiferi. Questo cosa sta a significare? Che la civetta di fatto è una specie molto, molto eclettica, un certo numero di invertebrati, e la civetta di fatto vuol dire che riesce ad adattarsi, purché ci siano delle condizioni ambientali di un certo tipo. Uh, ok, mi è arrivato un messaggio. Nel complesso sono stati selezionati 544 tipologie di specie diverse catturate da, dalla civetta. Altro animale molto particolare che io amo tantissimo, anzi, in assoluto è quello che io adesso sto studiando maggiormente e inizierò a inanellare gli assioli a partire da tra fine giugno e inizio luglio e lui è proprio l'assiolo. L'assiolo è un animale particolare perché tra tutti i rapaci notturni è quello maggiormente insettivoro. Io in modo molto simpatico e improprio dal punto di vista ovviamente naturalistico l'ho chiamato insettariano perché c'è il vegetariano, c'è l'insettariano e quindi lui è un insettariano. Quindi l'assiolo può catturare diversi tipi di, di prede, può mangiarsi ovviamente anche un micromammifero, può mangiare degli uccelli. Però generalmente cattura insetti. Qui lo vediamo eh, in un video dove ha catturato mi sembra una cavalletta, non vorrei aver sbagliato. Questa è una ripresa che arriva dalla Sicilia, dal nostro amico Carmelo Milluzzo. E, diciamo che gli insetti, gli invertebrati in genere sono catturati con una grande frequenza. Vedete, usava questo posatoio e ogni volta che catturava una preda si posava lì e poi si spostava per consumarla. Quindi. Eh, qui abbiamo un, un passaggio di preda quindi è eh, una parte diciamo del rituale nuziale di molti rapaci notturni il maschio cattura una preda e lo consegna alla femmina ed è la parte iniziale del rituale di corteggiamento se volete scoprire qualcosa sul sesso quindi un po' diciamo una puntata a luci rosse dedicata ai rapaci notturni andate su GufoTube c'è una puntata dedicata all'amore tra i gufi tra i rapaci notturni quindi scoprirete alcuni aneddoti curiosi qui c'è una fotografia scattata in Sicilia con un insetto stecco catturato dall'assiolo, e qui invece abbiamo un toporagno catturato sempre da un assiolo. Quindi vedete che può catturare insetti. Ovviamente provate a immaginare quanti insetti stecco deve mangiarsi per arrivare ad, ad avere lo stesso tipo di apporto di carne che può arrivare da un toporagno come questo. Qui c'è, ci sono un po' di dati tecnici solo per mostrarvi che. Mentre avete visto prima le diete dei, dei rapaci diurni che vi ho fatto vedere portavano tantissimi tantissimi eh, uccelli, micromammiferi, rettili, eccetera, qui abbiamo in particolare un grandissimo numero di insetti. Abbiamo la cattura, diciamo, anche del ghiro qui in basso, vedete la cattura dell'esempio della cinciallegra, però prevalentemente sono comunque quasi tutti insetti. Questo è uno studio fatto sulle Alpi Italiane diciamo Alpi e Prealpi italiane, sempre dal, dal Muse, e, e quindi in questo ambito erano emersi questo tipo di catture. In assoluto, ehm, la siola è una specie che possiamo definire al 100%, eh, no, al 100% per una buona percentuale insettivora. Qui vedete invece delle immagini diverse perché ci portano a conoscenza di un rapace molto particolare stiamo parlando del Barbagiani queste sono delle borre di Barbagiani che sono state trovate all'interno di un casolare hanno la classica forma eh, un po' ovoidale ma soprattutto sono nere queste ad esempio sono più lucenti rispetto a quelle che avete visto qualche istante prima vuol dire che sono più, ehm, più fresche quando trovate delle borre di Barbagiani eh, sono facili da riconoscere rispetto a tutte le altre perché sono particolarmente nerastre Qui abbiamo una quaglia che viene catturata da un, da un barbagianni, questo per darvi un'idea che i barbagianni, gli allocchi, i gufi possono catturare delle prede anche abbastanza grosse. Ovviamente ho fatto delle puntate dedicate anche alla predazione su rapaci, sempre su GufoTube. Quindi, se volete, poi magari andate ad approfondire questo elemento. Le tecniche di caccia nel caso dei barbagianni sono prevalentemente due: quindi la caccia da posatoio, e a differenza, ricordatevi quella della civetta. Eh, Dunque, della, sono uscito un attimo perché Stefania mi ha detto che c'era zero connessione, per cui io non vedo tutto quello che succede, per cui eh, spero che vada tutto bene. Ok, torniamo dentro. Quindi vi dicevo appunto che le tecniche di caccia sono principalmente due, sono la tecnica di caccia da posatoio che è quella più utilizzata dal barbagiani, ma il barbagiani utilizza anche una, te una tecnica di caccia che viene chiamata overing, che è quella che utilizzano moltissimi rapaci diurni in realtà, quindi una caccia con sorvolo. La caccia con sorvolo viene utilizzata moltissimo anche dal dal, dal gufo di palude, dal gufo comune, eccetera, un po' meno dall'allocco, che invece cerca di catturare le prede direttamente sui posatoi. Quindi non solo caccia da posatoio per l'allocco, ma anche caccia sui posatoi. Eh, il Barbagianni, così come accade per la civetta, può fare lo Spirito Santo. Quindi, quella tecnica di caccia e di sorvolo che avete visto eh, utilizzare, ad esempio, dal Gheppio e da qualche altro rapace diurno, può essere effettuata anche da barbagianni. È un predatore che viene definito stenofago. Ora vi spiego velocemente la differenza: quando un animale eh, cattura le prede che sono prevalentemente appartenenti allo stesso gruppo sistematico, nel caso specifico del barbagianni, nella maggior parte dei casi. Viene definito un predatore stenofago perché mangia quasi sempre micromammiferi. Ci sono degli altri predatori, come ad esempio l'allocco, che può essere definito eurifago invece, perché ha una dieta, uno spettro alimentare molto più ampio. L'allocco viene definito anche un po' ornitofago, perché è una specie che cattura molto, molti uccelli, cosa che ad esempio in altri rapaci notturni è un po' meno frequente. Qui vedete le prede elettive, ad esempio, dei, dei barbagiani, ve le faccio vedere giusto anche per avere un'idea. Queste prede sono quelle che poi ritroviamo anche nella dieta, ad esempio, della poiana piuttosto che del, del gheppio, mentre non le troviamo frequentemente nelle prede, ad esempio, dei... Degli sparvieri, perché lo sparviero è vero, può anche catturare un'arvicola, ma tendenzialmente non lo fa, perché lo sparviere cattura la maggior parte diciamo, delle sue prede durante le azioni di, di caccia in volo. Quindi arvicole, eh, ratti, topi, tutti questi sono roditori, eppure i toporagni che sono al contrario non sono roditori, ma sono dei, eh, dei micromammiferi insettivori. Per quello hanno questo muso molto strano, abbastanza particolare, che è un po' allungato. Se andiamo invece poi a vedere con più dettaglio, eh, vedete che abbiamo degli altri mammiferi, ci sono eh, le talpe che vengono, vengono predate, ci sono diversi gliridi, quindi i quercini, i moscardini, il moscardino è un animale meraviglioso, e, e poi abbiamo i pipistrelli, anche i pipistrelli possono essere catturati dai, dai, diciamo, da tutti questi predatori notturni il barbagiani riesce a catturare i pipistrelli. C'era un lavoro che avevo fatto per un convegno di nazionale di ornitologia, eh, ad esempio eh, insieme ad Armando Rappi, che è un grandissimo esperto di micromammiferi, e avevamo evidenziato che in Italia c'era una certa importanza nella dieta, diciamo, dei barbagiani, mh, nel, diciamo, nella cattura degli insettivori, che Proporzionalmente non sono mai abbondanti sul territorio, ma comunque in alcune zone venivano catturati da parte dei barbagiani italiani, quindi questa era una, una cosa interessante. Vi faccio vedere l'ultima parte, proprio siamo in conclusione, con il gufo comune, che è un altro dei rapaci notturni molto abbondanti comuni eh, nel, nella zona della pianura padana. Ovviamente non abbiamo potuto fare una carrellata completa di tutti i rapaci, perché stiamo parlando comunque di eh, rapaci. Eh, che sono molto numerosi, quindi avremmo dovuto parlare per 4-5 ore come minimo e vi sareste addormentati. Il gufo comune ha la caratteristica di avere delle borre che tendenzialmente sono sempre abbastanza grigiastre. Eh, qui abbiamo, avete una proporzione per mole, per dimensione per proporzionalità anche rispetto ad esempio all'allungamento della borra, ad esempio le borre di gufo comune sono più allungate, quelle di Brabagiani spesso sono più compatte quelle di civetta al contrario le vedete ad esempio sul lato di sinistra sovente hanno, sembrano quasi granulose un pochino e hanno dei resti di, di insetti che sono abbastanza vistosi è chiaro che se la civetta nelle, nella serata precedente ha mangiato due topi e zero insetti è chiaro che la borra si presenta in un modo completamente differente all'interno si possono trovare di queste borre, si trovano sia che siano di micromammiferi, scusate sia che siano di rapaci notturni che di diurni si possono trovare dei resti alimentari però c'è da dire una cosa molto importante le borre dei rapaci notturni ci permettono di avere una possibilità di essere molto più precise nella ricostruzione della dieta perché dalle borre, perché le, i rapaci diurni hanno sostanzialmente ehm, la tendenza a frammentare maggiormente le prede, quindi le distruggono maggiormente i resti ossei, quindi è più difficile trovare, ad esempio, dei crani intatti o delle parti ossee più, più integre, mentre i rapaci notturni mandano giù spesso la preda intera, e quindi viene, sono i succhi gastrici a, a fare la maggior parte del lavoro. Io quando faccio le, le mie attività, soprattutto con i ragazzini e con i bimbi, dico sempre che aprire una borra è come aprire l'ovetto kinder. E allora, a questo proposito, volevo farvi vedere qualche foto curiosa. Questa era una fotografia che, relativa a un lavoro che avevo presentato insieme a Enrico Bassi a un convegno di ornitologia nel, nel lontanissimo 99, però era una cosa curiosa perché all'interno di, di alcune borre avevamo trovato. Ehm, degli anelli di inanellamento, in questo caso in particolare abbiamo trovato due anelli di merlo e un anello di petti rosso addirittura nella borra, questa che vedete sopra, c'era l'anello del, del merlo, quindi ancora con il, con il tarso, quindi praticamente con la, un pezzo della zampa che non era stata digerita e il, il gufo che si era mangiato sto, sto merlo non aveva digerito nemmeno la zampa, che abbiamo ritrovato una zampa con il tarso, quindi quella parte lì non se l'era digerita. In alto invece vedete delle mandibole molto seghettate, molto particolari che sono appartengono ai pipistrelli, quindi sono molto diverse ad esempio da quelle che abbiamo visto prima qui abbiamo un gufo che sta per espellere una borra ricordatevi che le borre vengono espulse come dicevo prima anche dai rapaci diurni qui abbiamo un po' il rapporto diciamo <clears throat> Uno studio che è stato fatto da Simon Birrer, che è un amico che vive in Svizzera, ha fatto uno studio nel 2009, fantastico. Lui ha fatto, analizzato praticamente tutte le diete e i sistemi trofici eh, pubblicati in Europa e aveva scoperto che, nel, nella maggior parte dei casi, il gufo comune si nutriva sostanzialmente di, eh, di eh, mammiferi. Con questa immagine io ho finito, quindi adesso risponderò alle vostre domande. Volevo dirvi che ovviamente ci sono alcuni libri. Se va tutto bene a giugno uscirà un mio nuovo libro, e poi vi, vi racconterò qual è, potrebbe essere il venticinquesimo libro. E, mh, nel contempo voglio segnalarvi che potete comprare i miei libri con lo sconto del 21% sul sito noctobook.com inserendo praticamente, c'è uno spazio apposito, inserendo il codice Marco21 maiuscolo. Quindi non codice marco21, ma semplicemente marco21 sul sito noctobook.com. Se volete, quindi, potete comprare alcuni di questi libri che vedete appunto nell'immagine precedente qua, questi ci sono praticamente quasi tutti, e ve li posso anche eventualmente farvi una dedica se qualcuno è interessato. Mentre, al contrario, sul mio sito, nella sezione download, avete la possibilità di verificare eh, se tutto quello che vi ho raccontato è vero perché ci sono tantissimi articoli che potete andare ad approfondire ad esempio sul gufo di pescatore di Blackstone ho fatto addirittura un libro ci sono diversi libri che potete scaricare gratis quindi semplicemente registrandovi nel mio sito io allora a questo punto vi, vi ringrazio questo l'abbiamo già visto prima ok vediamo se usciamo dalla grafica ok allora Interrompiamo, eccoci qua. Allora, io ho finito. Adesso vediamo rapidamente se c'è qualche domanda. Se siete ancora svegli, vedo che numericamente siete rimasti qua. Io vi ringrazio. Quindi, allora, Paola Pavesi, ciao Paola. Allora, con che frequenza vengono emesse le borre? E poi, punto di domanda, ogni giorno? Allora, dunque, non esiste una statistica precisissima. Tendenzialmente, io ho letto spesso che le borre. Eh, qualcuno cercato, ha cercato di arrivare a questa risposta, a questa domanda, perché ci sono, eh, è abbastanza diciamo, frequente. Eh, non c'è una regola perché dipende da quanto ha mangiato la civetta, il gufo, lo sparviere, eccetera. Diciamo che tendenzialmente quando la, diciamo, il, lo stomaco, la parte superiore dello, diciamo, superiore dello stomaco... È piena di elementi tali da poter espellere una borra. Questa borra viene espulsa, viene compattata, si rimescola, viene compattata. Ci sono dei diciamo c'è una particolare pellicola, una specie di muco molto particolare che viene prodotto dal. Viene, prodotto dallo stomaco, che rende molto scivolosa e non particolarmente ruvida la borra, perché dovete immaginare che viene espulsa dal, dal, dal becco e quindi viene prodotto una, quasi un rigurgito e quindi se ci fossero delle parti sporgenti eh, pericolose potrebbero provocare delle lacerazioni che possono essere molto, provocare delle ferite molto gravi. Quindi le borre hanno questa caratteristica di essere molto compatte, mh, particolarmente protette da questa pellicola. Eh, che ovviamente non si vede, non è che sia una pellicola tipo, tipo il Domopak, però in realtà gli conferisce una certa compattezza. Poi ci sono borre più compatte e borre meno compatte. E, io direi che più o meno potremmo dire che ne viene prodotta una al giorno, però è un modo abbastanza improprio di, di definirlo, dipende da quanto hanno mangiato. Un gufo potrebbe anche non produrre borre per due giorni, così come potrebbe farne due in un giorno. La cosa molto importante da sapere è che, ad esempio, quando voi aprite una borra, non è detto che troviate, ad esempio, ehm, cioè non è che un topo viene inserito in una borra, l'altro topo in un'altra borra e così via. Voi in una borra potreste trovare tre topi se i topi sono piccoli, oppure un topo solo se il topo è molto grande, oppure magari 8, 10, 15, 20 eh, prede se parliamo di una, di una borra di civetta perché magari è dentro degli insetti. Dipende da cosa hanno mangiato, ovviamente. È un po' come nel nostro caso, voglio dire, quando noi siamo in una situazione che abbiamo diciamo, un bisogno fisiologico è perché abbiamo una determinata situazione, che abbiamo magari mangiato, eccetera, eccetera. Se noi mangiamo pochissimo abbiamo meno diciamo, funzioni biologiche da espletare. E quindi da questo punto di vista eh, tutto dipende proprio dal, dalla quantità di, di cibo che viene ingerita. Allora, Luca Mazzini, eh, il barbagiani notturno, la poiana diurno, il barbagiani frequenta maggiormente. Dunque, sì, allora, in questo caso assolutamente sì. Cioè ci sono degli animali che convivono, possono anche competere, magari mangiando anche gli stessi tipi di prede perché poi alla fine queste arvicole se le mangiano un po' tutti. Eh. Quindi guardate, pensate quanto è importante la popolazione di, di micromammiferi in un ecosistema, perché sennò no poi noi andiamo a parlare sempre di salvare i gheppi, di salvare il falco pellegrino, di salvare insomma, tutta una serie di cose, però eh, da un certo punto di vista ricordatevi sempre che è molto importante in realtà riuscire a preservare un ecosistema proprio per poter salvare tutti gli animali che, che lo compongono e parlando di catene alimentari i rapaci notturni sono all'apice di una catena alimentare possono non competere direttamente l'uno con l'altro ma se poi alla fine eh, non ci sono abbastanza prede per tutti eh, le popolazioni vanno tendenzialmente ad avere dei forti o dei medi decrementi a livello demografico vediamo se ci sono altre domande mi sembra che qualcosa c'è sicuramente mm. Allora, Jimmy, U, ci sono mai stati dei casi di rapaci, diur, di rapaci sia diurni che notturni? Sì, sì, che sono legati a una specie di preda in particolare? Assolutamente sì. Io ho realizzato un libro sul gufo di palude che per circa dieci anni è stato in assoluto, eh, forse il rapace notturno che ho studiato di più. E il gufo di palude è riconosciuto a livello internazionale come il predatore per eccellenza del Microtus ervalis, quindi di un'arvicola che è molto comune un po' in tutta Europa. O meglio, è diffuso in tutta Europa, comune, dipende dai tipi, dalle tipologie di ambienti, e questo tipo di predatore si è specializzato nella cattura delle Microtus arvalis. Quindi, laddove ci sono arvicole, i gufi di palude è più facile che si possano fermare o addirittura riprodurre. Ciò non toglie che, però, in alcune situazioni, come ad esempio sull'isola di Malta, Nell'arcipelago di Malta, sull'isola di Comino, eh, il, il gufo di palude, che è una specie prettamente nordica, si riproduce nel nord Europa, si è riprodotta su uno scoglio calcareo, che appunto è questo piccolo isolotto nell'arcipelago di Malta, e lì l'unica cosa che poteva predare erano i conigli selvatici e si è specializzato nel mangiare i conigli selvatici. Quindi ricordatevi sempre, io vi ho fatto questa panoramica, perché adesso che c'è il BioBlitz, eh, voi fateci fate molta attenzione, avete la possibilità di osservare gli animali. Però nel contempo potete anche cercare di scoprire quali sono le interazioni tra questi animali. Quindi scoprire ad esempio perché quel, quell'animale, quel gheppio sta in quel prato e non magari nell'altro prato, perché magari in quel prato c'è un numero di erbicole o di micromammiferi o di insetti superiore. Ad esempio il gheppio, che è una specie che cattura frequentemente anche insetti, se c'è un incolto erbaceo ci può stare con più facilità. In un praticello ci sta molto volentieri la civetta, magari il gheppio un po' meno volentieri perché magari le, le arvicole sono meno comuni. Dunque, allora, <ride> allora la quaglia è diurna, il barbagiani l'ha vista dormire raccolta colta nel sonno, o capitava che la quaglia si muovesse la notte come a volte fa il fagiano? Allora, dunque, partiamo dal, dall'ultima parola che hai messo, il fagiano. Facendo le uscite notturne, devo dirvi che quando accompagno le persone, una delle cose più curiose è quando, mi è capitato spessissimo, eh, All'improvviso si invola da un albero il fagiano perché il fagiano da quando abita diciamo e popola eh, l'Europa perché il fagiano non è una specie europea è stata introdotta dagli antichi romani per motivi venatori e da allora si riproduce regolarmente poi noi continuiamo a introdurla ancora sempre per motivi venatori però il fagiano è una specie un po' strana per cui il fagiano di notte dorme però non può più dormire come faceva ad esempio nelle sue zone di origine che erano diciamo le zone medio orientali, quindi il fagiano adesso da noi dorme sugli alberi, quindi ci sono degli adattamenti a volte in determinati luoghi, quindi anche la quaglia che è una specie mh, abbastanza diurna può essere catturata di notte da un, da un rapace notturno. La vista dormire o la colta nel sonno? Sì, può essere assolutamente. I rapaci notturni, se trovano un animale che dormicchia, eh, lo possono catturare. Voglio anche fare un piccolo inciso molto importante perché magari qualcuno di voi non, non, ha, tipo, non ha avuto questo tipo di esperienza. Ricordatevi sempre che quando parliamo di un animale che dorme. Cioè, e soprattutto di un uccello che dorme, non vuol dire che dorme russa e dorme in modo profondissimo come facciamo noi, magari se non abbiamo problemi di insonnia, cioè gli uccelli hanno un sonno molto 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 leggero quindi hanno una specie di quasi dormiveglia: non hanno mai un sonno profondo. Questo è fondamentale perché se gli uccelli e comunque gli animali avessero un sonno profondissimo, soprattutto quelli che vengono predati, verrebbero mangiati con maggiore facilità, quindi hanno sempre una so sorta di dormiveglia, è chiaro che però in quel caso il Barbagiani l'ha predata e quindi ha avuto la meglio. Dunque proseguiamo, vediamo se c'è qualcosa d'altro, Adriano, eh, vediamo, forse c'è un'altra domanda, di Ad ah ok, allora partiamo con l'altra domanda prima e poi arriviamo a quella di Adriano. Allora, il falco perino è un rapace più diffuso al mondo, assente solamente, mentre per i notturni i barbagiani. Dunque, dunque, Allora, questa affermazione è... Eh, diciamo che per distribuzione, se parliamo di distribuzione per i barbagiani, assolutamente sì. Sul Pellegrino io non sono un grandissimo esperto di rapaci diurni, non vorrei dire una cosa assurda e magari sbagliata. Mi fido di quello che dici tu, Jimmy, quindi sarà così. Sono comunque specie che si trovano anche in altri continenti. Nel caso specifico del barbagiani, però mh, abbiamo molte sottospecie e anche specie diverse. Perché, ad esempio, il barbagiani che vive in America pesa due etti in più del nostro. È molto più grosso e um, tendenzialmente per un certo periodo di tempo è stato indicato veniva chiamato scientificamente tito alba pratincola ed era il praticamente il barbagiani americano oggi il barbagiani americano è, è una nuova specie viene chiamata tito furcata ed è una specie a sé perché è completamente diversa però io li ho visti in america sono i barbagiani americani sono molto molto più grossi dei nostri nettamente Sempre del Falco Pellegrino, Adriano ci chiedeva, sembra caccino anche di notte nella città, confermi. Eh dunque, eh, questa è una cosa interessante Adriano, perché? Perché in realtà le città eh, sono un ambiente strano noi abbiamo completamente eh, scombussolato i bioritmi degli animali. Allora io vi devo dire che nel lontano 1997, qui emerge la mia vecchiaia, mi piacerebbe dire sapienza, saggezza, ma diciamo semplicemente vecchiaia, nel 1997 io lanciai in, uh, a Bergamo un progetto che si chiamava uh, Progetto Strigiformi Città di Bergamo e face, facevamo delle uscite notturne e da quel momento scopriamo ho avuto la possibilità di scoprire proprio come le città di notte sono molto più vive di quello che immaginiamo. I merli cantano in pieno inverno alle 2, alle 3 di notte. In natura questo non dovrebbe capitare. Ma perché accade? Perché di fatto le luci vanno a modificare, soprattutto i lampioni, vanno a modificare completamente l'illuminazione artificiale, modifica completamente il bioritmo di questi animali. Cioè il merlo non dovrebbe cantare di notte. Può cantare all'alba, questo lo accettiamo. Un'alba un molto presto potrebbe essere alle 4 e mezza, alle 5 del mattino, va bene, ma non alle 2 di notte. Quindi, siccome noi facevamo delle uscite, le avevamo chiamate uscite pazze dall'una di notte fino alle 6 del mattino per la zona di città alta a Bergamo, che nelle orarie di, di, di tarda serata era frequentata dalla gente per cui non potevamo andare in, in piazza vecchia a Bergamo, quindi ci andavamo a quella, in quella fascia oraria folle. E, e quindi avevamo la possibilità di, di vedere appunto questi adattamenti ci sono degli uccelli che cantano e quindi falco pellegrino in determinate situazioni potrebbe assolutamente sfruttare determinati momenti mm, tra l'altro devo dirvi una cosa io sono appassionato di rapaci notturni però ehm, gli uccelli notturni sono ci sono molte più specie di, di uccelli notturni di quello che potete immaginare cioè i germani ad esempio ehm, i germani reali sono uccelli molto notturni gli occhioni che se, potrebbero essere categori, ca, diciamo classificati come uccelli diurni in realtà sono uccelli notturni ci sono le, la niticola un uccello notturno quindi non, non diamo subito delle etichette è chiaro che il falco pellegrino è un uccello diurno però in determinate situazioni può catturare specie in, in serata o forse in piena notte magari no vediamo se c'è qualche altra domanda poi direi che possiamo chiudere Uh, ok, dunque Adriano. Adriano, questa è una domanda interessante a cui rispondo volentieri. Il predatore per eccellenza del falco pellegrino è il gufo reale? Sì, allora ci sono degli studi mh, che dimostrano che laddove sulle pareti rocciose si va a, a, diciamo, a riprodurre, a nidificare un gufo reale, se è presente anche il falco pellegrino, il falco pellegrino prima o poi viene ucciso dal gufo reale. Come lo cattura? Non sicuramente inseguendolo, perché sarebbe praticamente impossibile. Lo cattura di notte quando il falco pellegrino è sui posatoi e quindi diventa molto facile. C'è un video che io ho dedicato a, appunto al rapporto mh, tra i tra le vari tipi di rapaci su GoFoTube, magari vi invito ad andarlo a vedere. Paola ci diceva che nella valle del Mincio, fino a pochi anni fa, c'era un progetto di pellegrino su un traliccio dell'alta tensione. È un dato molto interessante, ti ringrazio. Io vi ringrazio a questo punto. Direi che più o meno abbiamo detto tutto. Dai, l'ultima domanda, poi faccio entrare. Eh, Lella che freme che avrà, deve andare a dormire assolutamente anzi mi scuso che siamo un po' lunghi Barbagiani durante la crescita dei puli può cacciare anche di giorno assolutamente sì, tutti i rapaci per necessità notturne possono anche catturare le prede di giorno soprattutto quando hanno le diate Barbagiani, Civetta, Assiolo Gufo, Comune lo possono fare frequentemente l'allocco forse un po' di meno ecco. ok allora dunque eh, faccio entrare Lella. Eccoci. Ciao. Italia, mm. eh, sono andato lungo. No, assolutamente perché ti abbiamo seguito tutti eh, con tantissimo interesse come sempre perché sei stato come sempre molto completo nella spiegazione e eh, quindi ci hai aiutato a scoprire il mondo e le differenze di caccia eh, di, di rapaci notturni e diurni di quindi è andata benissimo così e intanto volevo anche dire che eh, nel frattempo, le osservazioni sui naturalist nel progetto Biblioteca Verde da casa mia 2021 hanno superato abbondantemente le 3.000. Siamo a 3.041 osservazioni di 880 specie. Per cui molte, molte persone hanno caricato eh, stasera un centinaio più o meno, che croce. Di, di osservazioni fatte magari oggi o ieri. Quindi benissimo così. Abbiamo superato le 3.000 e ricordo che è un progetto a cui potete aderire tutti, partecipare tutti, eh, entro domenica 23. Eh, aderendo dovete unirvi al progetto BioBrizio Lombardia da Casa Mia 2021 e le vostre osservazioni fatte nella nostra regione senza eh, altro fare, senza flaggare, entrano direttamente, però dovete unirvi al progetto. Quindi. Grazie mille, Marco. Bene, bene, io direi che a questo punto ci possiamo salutare e quindi ringrazio tutti i partecipanti a questa diretta, e ovviamente ringrazio il Parco dell'Olio per avermi ospitato. Io mi sono preso no, no, troppo spazio. Quindi... No, 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 va bene, così, ma lo sapevamo, <ride> che tre fondi, era già bene, in programma. Dai. Vabbè, poi benissimo, mi avete rubato benissimo. quei cinque minuti iniziali che sono stati eh determinanti. Certo. Eh. Cioè, certo. Va bene, dai, <ride> scusami Lella, ciao, no. ciao, a tutti. Ciao, ciao. Buonasera a tutti. Ciao, ciao, ciao Paola. Ciao.